Siete tanti, siete belli, mamma mia. Poi sono persone che sono qui da 2 ore che aspettano proprio religiosamente. Bene, a posto. Possiamo iniziare, siamo in perfetto orario. E grazie a tutti voi che siete qua. E questa è una delle date del tour del Mondo Felice, il nuovo libro di Corrado Malanghi, che qua che peso un casino qua nelle mani. È una cosa, sì, dai. Faccio da valletta, dai. Oh, così ragazzi, molto meglio così. Bene, e ovviamente il libro è stato edito da Spazio Interiore, che coordina tutto questo tour, che è partito da Roma, sta passando da Lugo, poi passerà da Torino, prossima data, Bari, Milano, Messina. Poi andrà in Sicilia, Corrado, a Solazzarse, Messina. Come data estiva, diciamo giugno, una volta in Sardegna, vero, una volta in Sicilia. Bene, quindi grazie tantissimo a Spazio Interiore, abbiamo qui Elisa che adesso vi dirà 2 parole velocemente. Grazie all'hotel Ala d'Oro di Lugo. Qualcuno mi ha chiesto: ma perché si fanno queste cose a Lugo? Cosa c'è a Lugo? Cosa c'entra con Milano, Torino? Adesso non ve lo sto a spiegare adesso. Comunque, quando si trovano quelle e quei rapporti, quelle alchimie, quei luoghi anche dove le cose vanno tendenzialmente bene, chi è stato anche le altre conferenze potrà confermare che qui le cose vanno via lisce, Corrado si trova bene, mangia bene, io sto bene, se tutti stanno bene, abbiamo il perché di Lugo di Romagna, che è anche una bella cittadina, quindi questo... Io sono di Cesena, quindi organizzo in Romagna tendenzialmente. Vi sparo una cosa al volo che ve la butto lì, ma non mi chiedete molto di più. Abbiamo in programma anche, oltre questo tour con Spazio Interiore, sempre con la casa editrice, di fare un bel evento con ospiti internazionali, più o meno come è stato con Graham Hancock a novembre, ma in realtà sarà più un convegno, più che un doppio evento. E niente, ve la lascio lì, entro la fine dell'anno dovremo riuscire a organizzare questa cosa. E come data unica in Italia, quindi state con le orecchie dritte, Corrado ci sarà e ci saranno ospiti internazionali e musicisti. Ok? No, andremo, no, una data unica con un posto un po' più grande, e, insomma, chi potrà esserci, faremo un bel convegno, ok? Quindi niente, state, iscrivetevi alla newsletter, Spazio Interiore in e out, almeno noi qui, poi saremo noi che porteremo avanti questa bella iniziativa. Detto questo, niente, io dico solo 2 cose operative e poi passo la parola un attimo a Elisa. I bagni sono qua in fondo, per chi non lo sapesse, appena uscito dalla sala destra, così come gli appendiabiti, se sono ingombranti, eccetera. Vi consiglio di lasciarli là. Non faremo pause, come ho detto prima, non preoccupatevi che se uno si perde qualche minuto o di presentazione del libro o della sessione di domande, che sarà di almeno un'ora se non di più, non vi preoccupate perché registreremo tutto, poi entro un mese, forse anche meno. Vi invierò i link per potervi rivedere la conferenza. Farò lo stesso anche per la conferenza di domani. E la piramide di Cheope, che sarà un naturale continuo rispetto al contributo che ha già dato Corrado a questo argomento in Abruzzo e anche ovviamente a Roma per il 3 novembre scorso, e ci sarà ampissimo spazio alle domande, però ha detto Corrado che avrà anche delle slide in più, quindi domani utilizzeremo anche il proiettore, oggi no, oggi siamo analogici, Corrado, vero? Sì, a mano. Abbiamo anche la lente in movimento, quindi niente iPad, niente computer, niente, oggi siamo così. Bene, chi non si è iscritto per domani può farlo comunque qui in segreteria. Niente, io direi che posso lasciare la parola un attimo a Elisa di Spazio Interiore. Grazie Massimiliano. Grazie infinite a Massimiliano della In & Out. Io sono qui a nome della casa editrice Spazio Interiore, ma devo confermare che senza l'aiuto di Massimiliano tutto questo, il tour proprio di presentazione del Mondo Felice, non sarebbe stato possibile. Volevo ringraziare tutti voi per essere qui, che come sempre siete tanti, ma siete incredibilmente ordinati, organizzati, bravi. Mi sembra veramente un primo passo verso il Mondo Felice.
Saranno 200 persone. Quindi io merito, ho fatto lavaggio del cervello io. Allora, esatto, 200 persone così, veramente, con le cose che filano così lisce, significa che ciascuna di queste 200 persone veramente ha già iniziato a fare qualcosa per portare il mondo felice dentro di sé e fuori di sé. L'ultimo, ma non per importanza, ringraziamento va al professor Malanga, che non solo ha faticato per scrivere questo libricino di 312 pagine, qui lo dico pubblicamente, gira da qualche parte 352 pagine, ma si tratta proprio di un refuso, se è stato scritto 5 anziché 1. 40 pagine per 2. Quindi sono 312, ma soprattutto grazie per l'impegno che mette ogni volta nel prepararsi, nel venire a queste conferenze, nell'ascoltare le nostre domande e nel continuare veramente a darsi e a dare come esempio pratico di quello che scrive. Buona presentazione a tutti. Grazie. Bene. Niente, ti lascio iniziare Corrado, se non lo sapete le conferenze sono tutte diverse, comunque sempre sull'argomento il mondo felice, ma comunque chi segue Corrado lo sa questa cosa. Oggi lavoreremo molto sui motivi del perché ci serve il mondo felice, cos'è che non va e le cosiddette fonti, no? Parlavamo prima, sì, ti lascio la parola. Sì. Grazie. Grazie, grazie. Allora, sì, ora ripensando ripensando a qualche anno fa, non mi sarebbe mai venuto in mente di scrivere un libro sul mondo felice, non ci avrei mai pensato su questa cosa del genere e devo dire che sono stato anche un po' pressato dalla casa editrice perché io, quello che non volevo fare, che non è ovviamente, è un testo in cui ci siano delle indicazioni su come fare, perché di questo c'è pieno il mondo, no? C'è i corsi di varie persone che ti dicono cosa devi fare, come vedere gli angeli, come parlarci, come salvarti l'anima, come non pagare le tasse, come vivere felici, come non far litigare i propri operai, come no, io tutto come trovare una ragazza facilmente, c'è anche su internet, c'è proprio tutta, cioè a me che mi frega, il problema mio era diverso, quindi io, oppure cosa ha detto Gurdjieff, cosa ha detto Buddha, cosa ha detto lo sappiamo, non c'è bisogno di andare da uno che mi dice cosa io posso trovare scritto da qualche altra parte. Cioè, anche perché i maestri, secondo il mio modestissimo punto di vista, non ci sono. Ci sono persone che dicono delle cose, ma le cose non vengono dette perché te le insegno, vengono dette e basta. Se te hai bisogno di prendere spunto da questa cosa, lo prendi, se non hai bisogno di prendere spunto, non lo prendi. Cioè, il processo, come ho sottolineato a Roma, il processo di apprendimento è un processo che non dipende dal maestro, non c'è il maestro. Io andavo in dipartimento, cominciavo a parlare e gli studenti stavano a sentire. Ma questa cosa non è io che insegno qualcosa a qualcun altro, perché non c'è né il docente né il discente. Ci sono semmai una confusione di ruoli in continuazione, cioè dove il docente diventa discente e viceversa. In questo contesto, siccome il processo di consapevolezza che ci porterà a vivere bene, si spera, ma è una certezza, nel prossimo futuro, è un processo personale, è chiaro che io non posso influenzare in nessun modo la consapevolezza di un altro. Come dico sempre io, te non devi aiutare nessuno, non c'è nessuno da aiutare. Allora, cosa faccio quando andavo a lezione? Io mi metto lì e dico delle cose, e cioè faccio una descrizione della mappa del territorio, cioè di come io vedo la realtà che mi circonda, con le mie parole. L'altro, se vuole,
prende da me spunto di riflessione. Io all'altro quindi non gli sto dando la mia scienza, io sono passivo, è lui che è attivamente, se vuole, se può, se gliene frega qualcosa, se ha un livello di consapevolezza tale da comprendere, capirà. Quindi il rapporto tra docente e discente è un rapporto che il docente viene e mostra se stesso, non fa altro. Io sono qui e penso che la terra sia piatta. Per dirne una, no? Te se ci credi, però ha avuto un'idea oppure, oppure no, oppure la contesti, oppure ecco. Da lì può nascere la diatriba, il contatto, lo scambio di informazioni, che altro non è che entropia. Ma te non sei il maestro che insegna a qualcuno, quindi ben lungi da me essere qualcuno che vuole scrivere un libro per dirti come devi fare. Primo punto fondamentale. Questo è forse l'unico aspetto che io dirò in tutte le puntate di questo tour, perché è l'aspetto fondamentale. Quindi nel libro non c'è il cosa devi fare, perché se ci fosse il cosa devi fare, io ricadrei nell'errore, o comunque nel modo di fare che hanno già fatto gli altri. E siccome gli altri l'hanno già fatto, e si vede che pur tantissime persone, parlando di ipotetici mondi felici, non hanno ottenuto una mazza di risultato, vuol dire che quello non era il sistema buono. Allora proviamo un altro sistema, e l'altro sistema è: non ti insegno niente, perché se ti insegno qualcosa te stai su di me in qualche modo rigettando la tua la voglia che io ti risolva il problema. Io ti dico come si fa e te lo segui. No, ognuno di noi deve acquisire la consapevolezza tale per risolvere il problema suo, la parte sua. Io non posso risolvere niente. Però una indicazione, che è quella fondamentale, io la do, ma non è una indicazione che io do alla gente, è: guarda la mia mappa del territorio, lo sai che c'è una cosa che nell'universo è fatta in questo modo, che si chiama entropia, e l'entropia funziona in questo modo. E non è un modo di vedere di destra o di sinistra, cioè non c'è una ideologia dentro, perché l'entropia è così e basta. E sull'entropia non ci si discute. Che cos'è l'entropia? L'entropia è legata da una cosa che si chiama secondo principio dell'entropia, e dice: l'entropia nell'universo aumenta sempre. Che cos'è? Lo abbiamo già detto altre volte. L'entropia è la misura sostanziale della coscienza. Quindi una visione più o meno corretta della tua mappa del territorio. Questa aumenta sempre. Te non puoi tornare scemo. Una volta che hai fatto un percorso, ti giri indietro nella storia e vedi che cazzata che ho fatto quando ero giovane. No, non hai fatto nessuna cazzata. Ognuno di noi esprime, nell'istante in cui è, sempre il meglio di se stesso. È chiaro che quando te vai avanti nella vita, la tua consapevolezza aumenta, e quindi tornando indietro potresti fare l'errore di giudicare il fatto che te hai fatto delle cose che oggi non faresti più, ma non ha senso darsi una colpa, perché comunque te allora avevi sempre fatto quello che ti riusciva meglio. Quindi capisci anche che il paradigma colpa-merito non c'è più in quello che è l'ideologia del mondo felice, no? E soprattutto l'idea fondamentale è che lo possiamo realizzare sto cavolo di mondo felice. Sì che lo possiamo realizzare. Perché ti dico sì? Ti dico sì perché ne sono convinto, ma perché se non ne fossi convinto non starei a fare un tour su queste cose qui. Che me frega a me? Cioè, perché fare una cosa che non serve? A me fatemi fare di tutto, bene o male, ma una cosa che non serve non c'ho voglia. Io quando facevo i temini alle scuole medie, che mi facevano fare il tema, che io già il tema a me mi faceva schifo, perché il tema era qualcosa che... una bella passeggiata in campagna. Ma che mi frega a me di una bella passeggiata in campagna? Chiedimi cosa pensi dell'universo, allora avrei fatto un bel tema. Ma una bella passeggiata in campagna, ma io non mi diceva nulla. Allora io facevo sto tema che proprio non ce n'avevo voglia. E poi quando facevo qualche frase creativa, allora facevo lo spiritoso, volevo fare qualcosa di creativo, che il professore e la professoressa li guardavano sempre molto male. Le mie spiritosaggini mi facevano schifo. Perché al cattolico lo spirito gli manca. Io avevo professori cattolici, e quindi prendevano il nome di chi c'era in chiesa e chi non c'era, e il lunedì mattina ti dicevano: ma te, la direttrice della scuola elementare, te l'altro giorno non sei venuto in chiesa? No, e allora mi brontolava.
Ecco, il problema è legato a questa cosa qui. La creatività, io non avevo voglia di ricopiare il tema in Bella Copia. L'avevo già fatto, avevo già creato. Basta, venga qualche altro stronzo scagnozzo che mi copia il tema. Perché lo devo copiare io? Perdo tempo. Non è un problema di creatività. Ecco, pensate come ragionavo io da bambino piccolo, no? Poi, chiaramente, mano a mano che cresco, mi rendo conto che bisogna anche fare il galoppino, bisogna fare anche le cose che te non hai voglia di fare, perché pensi che attraverso il fare, e oggi poi vediamo come, attraverso il fare puoi ottenere quel risultato per te che ti serve. Perché l'entropia aumenta sempre. Arriveremo in fondo. Non ci sarà problema. Cioè, noi abbiamo già una carta firmata che il mondo felice si ottiene. Non c'è nessun problema. L'entropia aumenta sempre. Lo dice il secondo principio della termodinamica. Chi se ne frega che un partito politico di destra o di sinistra ti dica il contrario, una religione cattolica o protestante o musulmana o shintoista ti dica il contrario. Non ce ne frega niente. Il secondo principio è un principio. Ti dice... Noi arriveremo in fondo, saremo i vincitori, tra virgolette, se si può dire vincitori. Staremo bene alla fine, perché noi avremo capito tutto. Il nostro problema è quello di capire, siamo qui per capire. Capiremo, e quando abbiamo capito, un po' per volta, alla fine ci arriviamo. Non ci si può fermare. Il processo di acquisizione di consapevolezza è così. Non è che, cioè, è scritto nell'universo. Non lo può contestare nessuno, questo fatto qui. Ma allora che ci stiamo a rompere le palle a fare ora qui? Tanto va tutto da solo? No! Se te fai, attraverso il fare, secondo il mio modesto punto di vista, crei quelle situazioni che te fanno fa prima, che ti fanno in qualche modo arrivare alla soluzione del problema, in questo caso quello che sarà il mondo felice, prima. Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo aspettare che tanto tutto andrà bene da solo, oppure darci una spinta e andare nella direzione per cui faremo prima? Ecco, io mi sono dato l'idea che bisognava fare prima, è per questo che faccio qualcosa, perché sennò non avrebbe senso. Non ha comunque senso, perché anche il più stupido dell'universo arriverà in fondo a essere consapevole come tutti gli altri, senza nessuna differenza. Magari ci mette più tempo, ma ci arriva. Allora, il mio problema è, perché non faccio qualcosa per stimolare il resto dell'universo perché faccia prima? Perché siccome di là, cioè nell'istante in cui si è promossi in questa classe, se vogliamo così, e si va a una classe superiore, che è il mondo felice, ci si deve andare tutti insieme, non si può promuovere solamente quelli che hanno superato la prova. Tutti devono passare l'esame, e il problema è che l'universo è fatto in modo tale per cui di là ci si va quando tutti hanno passato l'esame, gli altri nel frattempo devono aspettare. Te pare che io aspetto? Allora, cioè, c'ha già due palle così, e ho detto, cioè, quando qualcuno mi chiede, ma lei nella prossima reincarnazione, io, a parte il discorso di reincarnazione, io non ci voglio più venire qui, io voglio risolvere ora, subito il problema, subito lo voglio risolvere. Questo è l'afflato del perché io mi metto a raccontare queste cose, perché voglio togliermi di qui, il prima possibile. Non è che ci sto bene o ci sto male, è che la consapevolezza non si accontenta mai di quello che te hai. Ne vuole sapere di più, di più, di più, di più, per sapere, per avere in mano, per essere in realtà l'universo intero. Perché solo in quell'istante, con la consapevolezza acquisita, te sarai cosciente che il bene e il male non esiste. Nell'istante in cui tu sei cosciente che il bene e il male non esiste, perché hai capito che la dualità non esiste, hai capito che non puoi né più soffrire né più gioire. E siccome la gioia in realtà è una sofferenza uguale, cioè una sofferenza tremenda, come quando vorresti mangiare un pezzo di cioccolata ma non ce l'hai, che è una sofferenza, poi la mangi e sei contento, ma è una sofferenza anche quando la mangi, perché nel frattempo pensi quanto la volevo questa cioccolata mentre la sto mangiando, e mentre la stai mangiando pensi a quanto soffrivi prima, perché l'essere umano è fatto per soffrire e ci riesce benissimo. Ecco, allora qui siamo qui oggi, nei diversi tour, cerchiamo di dare una, nelle diverse tappe del tour, una diversa dimensione di quello che è il mondo felice. Dicendo sempre cose diverse che sono all'interno del testo del libro,
che non è quindi una serie di regole che te devi seguire, ma è una serie di spunti su cui meditare, pensare. Uno dei motivi fondamentali è comprendere perché il mondo felice non si riesce a raggiungere. Perché? Perché la società di oggi ha delle problematiche. Se te non capisci quali sono le problematiche della società di oggi, come fai a creare una società diversa, che ti dia uno spunto diverso? Te prima devi sapere cosa c'è qui che non va, poi di là lo elimini. Allora, per forza di cose, c'è una critica al nostro modo di pensare. La critica al nostro modo di pensare è: ma i nostri governanti ci hanno colpa. Il problema è che alla fine del libro viene detto di no, i nostri governanti non ci hanno colpa, siamo noi che abbiamo colpa perché li abbiamo delegati a governare per noi perché noi non ci avevamo voglia. Quindi siempre noi che abbiamo detto a Tizio Caio Sempronio, votando su una scheda elettorale, pensaci te a governare per me. Cioè, hai fatto una crocetta come un analfabeta e gli hai dato in mano questa cosa qui, no? Oppure ti scegli quella che è la religione che ti piace di più. Ti piace vivere in eterno? Cattolico. Ti piace, dopo un po', dice, non c'ho più voglia di vivere, e alla fine il premio finale sarà non reincarnati più? Buddista. Te la scegli te. No, sei te quello che sei il creatore dell'universo, sei te che scegli giustamente cosa sarà di te in futuro, non che devi delegare qualcuno a scegliere e a fare le decisioni per te. Quindi una cosa sostanziale è che questo testo non è populista, perché il termine populista vuol dire qualcuno che fa gli interessi del popolo. Voleva dire così perché il termine populista è nato, il movimento populista è nato in Russia, quando era un movimento che effettivamente, da un punto di vista sociopolitico, si interessava di quelli che potevano essere gli interessi degli esseri umani. Non è come accezione negativista dei politici italiani che dicono sei un populista, cioè fai un sacco di discorsi in cui il popolo cade e viene ingannato da quello che dici te. Non pagherete più le tasse, vi darò 1.600.000 posti di lavoro in più. Tutte queste, che sono ovviamente cazzate irrealizzabili, sono populiste, ma non perché il movimento populista non fosse veramente un movimento importante. Cioè, si cambia la realtà dei fatti. Allora, oggi, una delle cose che mi piacerebbe come esempio trattare è il rapporto che c'è tra l'idea che noi, cittadini comuni, abbiamo con la scienza. Il rapporto che noi abbiamo con la scienza è quello che ci dice la televisione. La televisione ci dice delle cose. Il telegiornale, una cisterna di nitrogeno è esplosa e ha fatto una serie di danni sull'autostrada. Il gas venefico, il nitrogeno. Ma il nitrogeno è nitrogenum, cioè azoto. L'azoto lo respiriamo, per il 20% c'è azoto nell'atmosfera. Quindi la gente, il giornalista, non sa quello che dice, perché il nitrogeno, o meglio l'azoto, non è pericoloso, lo puoi respirare. E come fa una cisterna di nitrogeno, che sarà stato azoto liquido poi sostanzialmente, aver fatto i danni, aver inquinato l'atmosfera? È azoto, capisci? Questo ti dà l'idea che quando te vai e senti un messaggio che la televisione ti dà, un messaggio che abbia qualcosa di scientifico, chimico, fisico, eccetera, te pensi che quella cosa sia vera. Lo pensi perché non pensi che il nitrogeno e l'azoto sono la stessa cosa. Ma chi da quest'altra parte per caso lo sa, si accorge che il giornalista ha detto una marea di cazzate e ti rendi... Allora fai mente locale e la prossima volta ci stai più attento e scopri che le cazzate aumentano. E non solo le dice il giornalista della RAI, che lo può dire perché ovviamente è un giornalista, gli hanno scritto un foglio, lui lo legge, ma il deputato scientifico del TG1 che ha scritto questa stronzata, che poi legge lo speaker, è quello... Come? Sei quello che è deputato alle notizie scientifiche
e scrivi questa cosa? Allora scopri che i giornalisti scientifici sparano una marea di cazzate allucinanti e le scrivono su giornali importanti, Le Scienze, Focus, questi giornali che sono della Popular Science, no? Perché ciò accade? Magari poi facciamo qualche esempio. Perché ciò accade? Cioè, la scienza, io non è che faccio lo scienziato, io magari facevo il ricercatore di chimica, no? Quindi uno scientista, di scienziati nel mondo ce ne saranno stati tre. Quando dice io cosa fa lei, faccio lo scienziato, ti racconta una puttanata. Sono in un posto dove la gente ti fa credere che tu sia una persona importante perché fai lo scienziato. C'è una bella differenza tra scienziato e scientista. Lo scientista è uno che va a lavorare, accende la luce in laboratorio, accende le apparecchiature, trova i fondi per fare le ricerche, fa il politico e qualche scagnozzetto poveraccio che in fondo alla piramide fa le reazioni, lavora di notte, si fa un culo della Madonna, cerca di comprendere come è fatto l'universo, guardando l'universo negli occhi. Di notte soprattutto, perché di notte ti vengono le idee. E ai miei tempi noi si andava a lavorare di notte. Io andavo in dipartimento e ogni tanto di notte alle 3 di mattina si apriva la porta del laboratorio e prima passava una pistola. E poi dietro c'era il guardiano notturno che diceva, ma lei cosa fa qui? Lavoro. A quest'ora. E la ricerca non c'ha ora. La reazione mi dura 24 ore, mica posso andare a letto e tornare domani. La devo oggi, la devo seguire oggi. Cioè, se no non si fanno queste cose qui, no? Quelli erano i tempi in cui la ricerca era un'altra cosa. Nella storia la ricerca cambia. Ai miei tempi ho fatto una tesi di 2 anni e mezzo, più 5 mesi di bibliografia prima di entrare in tesi. 2 anni e mezzo. 12 ore al giorno, 11 ore al giorno di lavoro. Sapete oggi una tesi che esce dal Dipartimento di Chimica di quanto tempo è? 3 mesi. 3 mesi per scriverla la tesi, per pensarla, per fare la bibliografia. La bibliografia di una tesi di oggi c'ha meno di 10 voci bibliografiche, di cui 6 o 7 sono di Wikipedia. Cioè, non sono puttanate. La parte sperimentale di una tesi di chimica è utilizzare una siringa di plastica comprata in farmacia togliendoci l'ago. Questa è la situazione in cui si trova la ricerca oggi. Allora te dici, ma come? A me il telegiornale mi dice il contrario. La fuga di cervelli. Quali cervelli? Cioè, i cervelli fuggono se ci sono dei cervelli da fuggire, ma i cervelli dove sono? Allora te capisci che c'è qualche altra notizia dietro, che non è quella così. È diversa la realtà dei fatti. E perché te non lo sai? Perché non metti a disposizione della tua comprensione la consapevolezza. Quindi ti dico, ti faccio vedere la mia mappa del territorio, poi te puoi vederla dal mio punto di vista o dal tuo punto di vista, però intanto c'hai la mia mappa del territorio. Io non sono un docente, io ti dico come sono. E te vedi se ti tornano le cose. Tornando a casa, riguardi il telegiornale e dici, ma sai che quello lì c'aveva ragione. Cioè, la fuga di cervelli è fatta in questo modo. C'è un concorso truccato. Non è che c'è un concorso truccato, tutti i concorsi sono truccati. Sono truccati, ma cosa vuol dire? Non sono truccato, non vuol dire che va contro la legge, perché questa non è così. Truccato vuol dire che per legge è truccato. Cioè lo Stato ha deciso di truccare i concorsi e dà in mano al presidente di commissione tutte le capacità che ha di poterlo truccare. Si fa così. Perché è stato fatto così? Perché la maggior parte dei senatori e dei deputati sono professori universitari che devono far passare i loro figli ai concorsi truccati. E quindi è impossibile chiedere a un consesso bicamerale di deputati e di senatori di fare una legge per l'università. La faranno, ma per i cazzi loro, perché gli serve. Ora siamo in una fase in cui la generazione dei deputati e dei senatori ha già fatto passare tutti i figliuoli. Quindi non ce n'è più e quindi per una decina di anni, fino a che la generazione dei figli dei deputati non sia diventata a loro volta deputati e senatori e dovranno far passare quelli che oggi sono nipoti, avremo un margine di sicurezza per cui i concorsi potrebbero non essere più truccatissimi, ma sempre truccati rimangono. Il trucco si fa in questo modo, cioè
Si dice nel bando di concorso che ci serve un ricercatore che abbia determinate caratteristiche. Deve essere alto 1,20 m con gli occhi azzurri. Se te sei alto 1,21 m, vedi, non sei adatto. No? E chiaramente lo scelgono sulla base delle tue capacità. Sicché, per esempio, mi ricordo qualche anno fa a Roma, dei due candidati che c'erano, medicina, ne passò uno, quello sbagliato, quello che sapeva. Come mai? Vedi, il diavolo fa le pentole nei coperchi. Per un problema di omonimia. Avevano i due candidati lo stesso nome e lo stesso cognome. Se sono sbagliati a correggere, a riconoscere la grafia, uno dei capi di commissione, che era nella commissione d'esame, credendo che fosse suo nipote quello che doveva passare, riconoscendolo dalla grafia del compito, aveva sbagliato grafia. Così è passato quello che veramente sapeva le cose. Perché ti dico così? Perché dall'entropia non si può scappare. Cioè tu puoi fare tutto per fare in modo che l'entropia diminuisca, cioè che in qualche modo la coscienza diminuisca, ma succede sempre qualcosa, perché contro l'universo non ci puoi andare, che in qualche modo rimedia nella storia, nel tempo, con i suoi tempi, i suoi metodi, rimedia al percorso contratermodinamico che ha deciso di fare l'uomo. L'uomo ha deciso comunque di andare in un'altra direzione, tranquillo. Ci sarà un terremoto, te distrutto tutto, si ricomincia da capo. E uno può pensare, ma perché ci sono tutti questi terremoti? Perché ci sono tutte queste problematiche atmosferiche? In quali siccome noi siamo i creatori dell'universo, in qualche modo noi stessi ci fa talmente schifo la società che ci circonda che... Secondo me inneschiamo un processo di autodistruzione, per cui anche se inconsapevolmente vorremmo andare in una certa direzione, noi stessi poi alla fine ci diamo una mossa e diciamo no, no, in questa direzione non si può più andare e facciamo piazza pulita. La fuga dei cervelli. La fuga dei cervelli è: io sono il professore che deve far passare il mio scagnozzo, che ho deciso che deve fare carriera, mio nipote. Oppure il nipote, oppure un amico di un professore universitario di un'altra sede, io faccio passare qui il suo figliolo, lui là fa passare il mio. Funziona così. Bene, però ci sono due concorrenti, uno bravo e uno è il figlio del professore. Sai cosa faccio? Trovo una borsa di studio all'estero di quello bravo, così me lo tolgo dalle palle. Ecco come nasce la fuga dei cervelli. La fuga dei cervelli nasce perché nei concorsi truccati ti si vogliono togliere dalle palle quelli che sarebbero i concorrenti scomodi per il tuo concorso. Funziona così. Poi chiaramente in questo contesto c'è sempre qualcuno che non ce la fa più, che va magari all'estero e cerca di fare carriera e magari è fortunato, lo fa. E non è un cervello, è una persona normale, una persona che si è fatto un bel mazzo, che ha studiato qui, e siccome uno studente che esce dall'università italiana, per quanto l'università italiana sia distrutta, vale 100.000 volte uno studente che è all'estero, e questo ve lo posso assicurare, come chimico, come fisico, è uguale. Cioè, noi facevamo una tesi che era di 2 anni e mezzo, ai miei tempi venivano gli studenti da Oxford a studiare a Pisa e si laureavano in 2 settimane e mezzo. A 25 anni, noi ci laureavamo a 28, 29 anni. Perché? Perché a noi ci facevano un culo tanto. Invece a Oxford facevi una tesina di 2 anni e mezzo e eri contento. Oxford 160 anni di università, l'università di Pisa 668 anni. Cioè c'era una differenza, un gradino di cultura diverso. E noi a credere sempre che il mondo anglosassone fosse lì e la cultura, se parla l'inglese, non si parla il latino nei libri di cultura. Perché si parla l'inglese? L'inglese è una lingua poverissima, c'ha 80.000 vocaboli, l'italiano ce n'ha 160.000. Capisci che c'è un problema di convenienza, allora sì, che si comincia a comprendere che il mondo della scienza, che noi vediamo, è completamente differente. E il mondo della scienza... Ti dico, Italia, estero. Parliamo, facciamo un discorso invece più generale, cioè il mondo della scienza in generale.
T'hanno bombardato negli ultimi anni con sto bosone di Higgs, te l'hanno fatto vedere in tutte le salse. Cioè, che te dici il bosone di Higgs, virgola, la particella di Dio. Ora, ti pare che se Dio esistesse, gliene importerebbe qualcosa di fare l'universo fatto di particelle? Che queste particelle sono chiamate particelle, ma non sono particelle perché non le puoi disegnare, non hanno massa, non hanno dimensioni, non sono niente. Che particelle sono se non le puoi disegnare, se non le puoi scrivere? Non, cioè, il fotone come è fatto? Nessuno lo sa disegnare il fotone. Nessuno lo sa disegnare. Allora la fisica moderna ti dovrebbe dire: io il fotone esiste, ma qualcosa ci sarà, lo potrò disegnare. Perché il fotone non lo posso disegnare? Perché la gente, cioè la fisica, che basa tutta la fisica, tutta, dall'inizio alla fine, sui fotoni, non sa che cos'è il mattone con cui è costruito tutto. È un'incongruenza incredibile, no? Però ti dicono, la scienza, te sei mica, cioè, Piero Angela, non sono mica uno che è passato di qua per caso. Te lo dico io come si fa la scienza, no? E tu, che sei abituato a delegare sempre il partito a governare per te, la chiesa a salvarti l'anima, il tuo commercialista a salvarti in altre situazioni, tu deleghi tutto, tutti gli altri a salvare te, hai delegato anche il povero Piero Angela a spiegarti che cos'è un fotone. O come ci si innamora, no? Piero Angela. O come sono morti i dinosauri, no? Allora a un certo punto ci sono delle cioè Piero Angela ha detto in una sua trasmissione, e io sono rimasto con la mascella che è caduta, perché quando te leggi delle cose scientifiche ti cade la mascella, perché c'è un problema di credibilità, un indice di realtà che te devi seguire. Perché la fisica quantistica è difficile? Perché noi non riusciamo a spiegarcela nella testa. Bene, quando ti dice che non esiste lo spazio e non esiste il tempo, la fisica quantistica, che l'universo è non locale, te non capisci più nulla, perché dici, ma come? Io questa stanza la vedo. Io la vedo che ieri, io lo so che ieri era ieri, che oggi è oggi, quindi il tempo è diverso, no? Non esiste il tempo, non esiste lo spazio e l'energia è una cosa che ogni tanto oscilla tra più e meno. E ti dà l'idea che l'universo si estruda, cioè che esista la massa, che esista la materia. Così dice l'astrofisica moderna, te non lo capisci. Il tuo cervello non ce la fa. Allora te lo spiega Piero Angela. I dinosauri. I dinosauri si sono estinti. I dinosauri si sono estinti perché la maggior parte dei dinosauri era erbivora, e mangiava un sacco di verdura. Mangiando un sacco di verdura, questa verdura gli fermentava nello stomaco, lo stomacone del dinosaurone grande, grosso, e quindi emettevano inquinavano l'ambiente, e questa somma di gas espulsi dal dinosauro ha provocato il buco dell'ozono. Ti giuro, è scientifica questa cosa qui. Questa cosa... E io capisco assolutamente che Piero Angela l'ha detta perché commentando quel meraviglioso documentario del National Geographic che diceva questo, lui gli è andato dietro e ha detto questa cosa, ma non rendendosi conto che la credibilità di questa cosa è assurda. Però devo dare ragione a Piero Angela quando dice che i dinosauri non possono esistere nello stesso istante con gli esseri umani. E ci credo, con tutte quelle scoregge che emettevano. Cioè, vedi che c'è una cultura, cioè un raziocinio di fondo c'è in questa cosa qua. Nonostante che siano state trovate orme di essere umano fossilizzate dentro le orme di dinosauri che ci avevano camminato sopra. Ecco, quindi te capisci che la scienza, te per un attimo pensi, ma questo chi me l'ha detto? Me l'ha detto Piero Angela, l'ha detto la televisione, me l'ha detto il dottore, dopo ne parliamo di cosa dice il dottore. E te ci credi, cioè la gente normale che è abituata, il percorso di coscienza è questo, te ti devi rimpadronire
della responsabilità delle tue azioni, non delegare un altro. Siccome il dottore è laureato e sa tutto di medicina, me l'ha detto il dottore, qualsiasi cazzata abbia detto va bene, perché l'ha detta il dottore. Oppure oggi, come si sente dire, perché l'ha detto la televisione, no? No, non è così. Ecco, questo è il punto focale. Cosa c'è dietro la scienza oggi? C'è del business, cioè ci sono i soldi. I soldi poi, è chiaro che regolano un po' tutto l'universo, e noi del mondo felice, quelli che vogliamo creare il mondo felice, diciamo, il problema dei soldi, che tratteremo poi in un'altra occasione, è legato alla disimmetria dell'universo. Cioè i soldi sono uno dei principali strumenti che fanno dell'universo qualcosa che non ha un piano di simmetria. Quindi, siccome l'entropia fisicamente è legata alla simmetria del sistema, tutte le volte che la simmetria del sistema diminuisce, te vai contro l'entropia. Fai qualcosa che non ci possono essere da una parte i ricchi e da una parte i poveri, perché non ci sarebbe un piano di simmetria. O sono tutti ricchi, o sono tutti poveri, o sono tutti mezzi e mezzi. Ma essere tutti ricchi, tutti poveri, tutti mezzi e mezzi vuol dire che il denaro non serve più a stabilire chi è ricco e chi è povero. E quindi non serve più a una società di questo tipo che si basa sul consumismo. Te non sei Rossi Giovanni, te sei il consumatore numero 25. Quindi se te non consumi non sei visto, non c'è nessuno che ti prende in considerazione. Stavo per dire un'altra cosa. Ti prende in considerazione. Cioè non conti niente, no? E invece sei sempre Rossi Giovanni. Ecco. Quindi attenzione, perché il denaro ha questa problematica. Allora, tutto si basa sui soldi. La scienza, lo stesso, c'ha questo problema. Ogni volta che accendono il Large Hadron Collider di Ginevra, partono 27 milioni di dollari. Accendi uno, due, 27 milioni di dollari. C'è tanta roba. Che te ti può venire in mente? Ma sti 27 milioni di dollari li devo proprio spendere per cercare il bosone di X? Sai quante scuole, quanti ospedali ci faccio con 27 milioni di dollari? Cioè, il bosone di X non ti dico che non sia importante per la scienza, sicuramente, figurati se io... Però forse in questo momento storico era più importante farci un sacco di scuole, un sacco di ospedali, un sacco di strutture che alleviassero la situazione di degenerazione che hanno alcune popolazioni africane. Che ne so. Ma ogni volta che te fai così 27 milioni di dollari e il contribuente vuole sapere alla fine questi soldi cosa hanno fatto, allora a un certo punto bisogna trovare qualcosa. Bisogna. È necessario, perché sennò sti soldi non te li danno più. E si sono inventati il bosone di Higgs. Allora, in realtà il bosone di Higgs non è stato inventato. Era una necessità della fisica. Se il bosone di Higgs non esisteva, era sbagliata tutta la fisica scritta. È sbagliata. La fisica normale, quella newtoniana, che dice che le mele che cascano per terra, è sbagliata la fisica di Einstein con la relatività ristretta e generale, è sbagliata la fisica quantistica. Il bosone di Higgs, sapete che secondo i fisici e secondo Higgs, che ha studiato il modello canonico, diciamo così, della fisica utilizzata oggi, particellare, secondo Higgs ci sono delle particelle. Queste particelle, fotoni, elettroni, leptoni, gluoni, quark, mesoni, quelli più importanti. Queste particelle fanno qualcosa, soprattutto mediano delle forze. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che quando queste particelle ti vengono a contatto e poi vanno a contatto con qualcun altro, trasportano un'informazione. Per esempio, il fotone trasporta l'informazione del campo elettromagnetico, cioè della luce. Allora, un fotone va a sbattere contro quell'oggetto lì, poi quel fotone lì viene a sbattere contro di me, perché se non viene a sbattere contro di me, io quell'oggetto lì non lo posso vedere, perché non ho avuto l'informazione del suo campo elettromagnetico. Sapete, la luce è totalmente invisibile, mica che se vede la luce. Ti dici, ma come, la luce di quella lampada la vedo? Toh, perché i fotoni ti colpiscono. Se te sei nello spazio assoluto, vedi che hai buio. Odissea nello spazio, 2001, Stanley Kubrick, se vede buio. Sai quanti fotoni ti passano davanti? Come mai non li vedi? Non li vedi perché non ti toccano. Cioè, non portano a te quella che è l'informazione che hanno preso da qualche altra parte. Allora, il fotone serve per trasformare, per trasportare l'informazione del campo elettrico, magnetico, elettromagnetico. E la gravità? Come si fa a sapere che questa cosa pesa? Come faccio io a sapere che pesa? Qual è la particella
che mi trasporta l'informazione della massa. Questa particella non c'è, perché Higgs aveva fatto tutto, elettroni, fotoni, gluoni, leptoni, tutto quello che ti pare, però a lui gli veniva fuori, dal suo modello, standard, modello standard, standard di che? Standard, che queste cose erano puntiformi, non avevano cioè dimensioni, e che soprattutto non avevano massa. O meglio, non c'era nessuna particella, perché poi vai a pesare un elettrone e l'elettrone pesa. Ma come mai pesa? Quale sarà la particella che trasporta l'informazione della massa? Non c'era. Andava trovata. 27 milioni di dollari. Tutte le volte di euro. Apri così. Per cercare questa particella. Perché se non la trovi è tutto sbagliato. Tutti i libri della fisica buttati via. Tutto quello che vanno detto sulla fisica è sbagliato. Non è vero niente. No che si può fare una piccola correzioncina. No, via tutto, cioè un trauma. Pensate alla fisica come una religione. Domani arriva Bergoglio e fa: sapete, fratelli, sorelle, ci siamo sbagliati. Gesù non è mai esistito. Te le immagini a Roma? Un attimo di panico. No, Gesù deve essere esistito per forza, se non era quello era un altro, se non era Barabba, ma chiamiamolo in un altro modo, ma un qualcosa doveva esserci. Ci siamo sbagliati, Gesù non si chiamava Gesù, era la reincarnazione di Krishna, benissimo, però cioè, deve essere qualcosa. No, niente, non c'è, tutto finto, la fine è la fine. E allora io ho bisogno di 27 milioni di euro per mandare avanti l'Large Hadron Collider, e allora lo devo trovare questo bosone di Higgs, e allora si fa una serie di esperimenti, e quando qualcosa fa capire, comprendere che forse sto bosone di Higgs c'è, si prende una conferenza stampa e si dice: noi del Large Hadron Collider abbiamo forti strong evidences for the existence of Higgs boson, forti evidenze per la esistenza del bosone di Higgs, forti evidenze. Non che l'hanno trovato. Cosa vuol dire forti evidenze? Cosa vuol dire? Vuol dire che loro, attraverso un cannone di protoni, sai, protoni sono delle pallette grosse, dei proiettili veramente grossi, per quanto riguarda il piccolo mondo subatomico, il protone è la cosa più gonfia, più grossa, più grassa che c'è, e te usi queste pallette per bombardare corpi più grandi e poi vai ad analizzare tutti gli altri corpettini più piccoli che vengono fuori e con delle regole precise vedi che ci sono un certo numero di fotoni, un certo numero di leptoni, un certo numero di particelle strane, loro le chiamano veramente particelle strane. E alla fine vedi una serie di cose che ti fanno credere che quei pezzettini lì appartenessero a una cosa che poteva essere il bosone di Higgs. Il bosone di Higgs non si vede, non si può vedere. Tu vedi solo i pezzi che ne vengono fuori. Ma quei pezzi che ne vengono fuori potrebbero venire fuori da altre 5, 6, 7, 8, 12 proposte diverse. Strong evidences, no reality. Cioè, allora, te ci credevi che l'avevano scoperto il bosone di Higgs? Lo sai che nelle loro stesse parole non c'è. Tanto è vero che anche quando riprovano a fare l'esperienza, e non gli riesce, non torna, non viene fuori. Allora, il problema della fisica è che le leggi devono essere uguali per tutti, le regole devono essere uguali per tutti. Cosa dice la fisica? La fisica dice: un esperimento, per essere vero, deve essere ripetibile. E non si può ripetere, perché ce n'è uno solo di Large Hadron Collider nel mondo. Non ce ne sono due di apparecchi che hanno la stessa potenza per rifare lo stesso apparecchio. E allo stesso apparecchio non gli torna. Cioè, una settimana prima che venisse fuori la storia che hanno trovato la particella di Dio, poi vediamo cosa vuol dire particella di Dio, perché non l'hanno chiamata particella di Satana? Cioè, la potevano chiamare anche particella di Gesù Cristo? No, particella di Dio, sono andati, spaghiamo in alto, facciamo come gli americani. Una settimana prima, 15 giorni prima, sempre da quel pulpito lì, Large Hadron Collider, viene fuori un gruppo di scienziati che hanno detto:
Abbiamo tirato fuori dei neutrini che sono più veloci della velocità della luce. E a questa scoperta ha collaborato anche il nostro laboratorio del Gran Sasso. Se sapete, nel Gran Sasso c'è un laboratorio sotterraneo che fa tutta questa serie di cose. Allora, poverina, c'era quella signora, come si chiama? La Gelmini. Poverina, quella che si mette gli occhiali finti per far vedere che è colta, perché chissà perché chi è colto deve avere gli occhiali, chi è stupido no. No? E allora, poverina, dice, che noi... allora, ecco dove nasce la politica al servizio dell'idea che i soldi devono essere dati in quella direzione. Perché poi è il mondo politico che ti deve convincere che te devi pagare con le tue tasse il Large Hadron Collider. Allora la gente mi dice, e innanzitutto siamo stati noi italiani, senza di noi questi quattro scienziatetti non facevano nulla. No, e si è inventata l'idea che ci fosse un tunnel dal Gran Sasso fino al Large Hadron Collider di Ginevra. Un tunnel dentro il quale avrebbe questa particella subatomica, poverino, il neutrino, che è anche piccolino, cioè follia totale, la follia del mondo politico che ti fa acquisire la consapevolezza che il politico non sa una mazza di niente, non di fisica, di niente. Ma ce l'hai messo te non ti puoi tirare indietro e dire no, io non c'entro niente, sei te che hai scritto su quella scheda, io voglio, cara Gelmini, che tu comandi per me. Quindi non è problema colpa della Gelmini, non è colpa sua, assolutamente. Cioè non ci sono nel vedere l'universo come un universo dove c'è la coscienza. La coscienza non prevede che l'universo sia duale, quindi non prevede che ci siano i buoni e i cattivi. Prevede che ci siano però diversi gradi di stupidità. Ecco, tutti poi diventeranno, alla fine capiranno, comprenderanno. Ma in quel contesto, certo, la Gelmini non ha fatto una bella figura, no? Bene, dopo una settimana si scopre che avevano detto una puttanata, che i neutrini avevano fatto degli errori gravi di misure. Dopo una settimana il Large Hadron Collider e il gruppo di ricerca su questa cosa dei neutrini dice no, guardate, ci siamo sbagliati, non era vero niente. Allora, una settimana prima hanno sparato il bosone di Higgs, una settimana dopo hanno sparato i neutrini. Allora, i neutrini si è visto che non era vero, il bosone di Higgs quando mai l'abbiamo rivisto? Siccome la fisica dice che gli esperimenti devono essere ripetibili, io aspetto che gli esperimenti siano ripetibili. No? Ma nel frattempo sempre 27 milioni di euro costa quando accendi quell'aggeggio lì. E i soldi dove si trovano? Dai contribuenti. Perché tutti i soldi sono dei contribuenti. I soldi non vengono da nessun'altra parte. I soldi sono quelli del contribuente. Quindi te, noi abbiamo dato quei 27 milioni di euro. E cornuti e mazziati, come dicevano a Napoli. Cioè devi essere contento. Allora, perché se tu sei contento e dai altri 27 milioni di euro, ecco che sul giornale si fa la reclame sul fatto che noi abbiamo ottenuto qualcosa che non c'è da nessuna parte. Non esiste da nessuna parte. Tant'è vero che gli scienziati al mondo che dicono che il bosone di Higgs non esiste, ce ne sono un certo numero. Sulla base dei fatti che sì, quelle prove potrebbero identificare un'ipotesi per cui un bosone di Higgs potrebbe anche esistere, ma ce ne sono anche altrettante. Perché pensate che in quelle condizioni non si vedono, per esempio, i fotoni, non si vedono gli antifotoni poi per niente. Quindi ci sono dei pezzi di roba nella collisione del Large Hadron Collider che non si vedono. Quindi fantasticamente te li devi creare. Non ha senso da un punto di vista fisico. Questo è un po' l'idea della fisica moderna. Focus. Articolo su Focus. Abbiamo fotografato per la prima volta gli elettroni, 2012. Io guardo questo articolo, dico, come hanno fotografato gli elettroni? Ma gli elettroni non si possono fotografare. Non è che ci vuole uno scienziato a capire che gli elettroni non si possono fotografare. Gli elettroni sono una palletta, fai conto una pallettina. Ammettiamo che sia una palletta perché sono particelle senza dimensioni.
non hanno dimensioni, però hanno massa. Che te dici? Come si fa? Se non c'è niente, il niente con la massa. Perché la fisica poi te lo spiega questo. Te lo spiega, Te lo spiega, ma te capisci che c'è qualcosa nella tua testa che non ti fa tornare queste cose. Quindi te cominci a comprendere che c'è qualcosa in questa spiegazione che è di artefatto, fatto ad arte. Il fotone, che può essere rappresentato come un'onda, è un'onda. Quando arriva l'onda sull'elettrone, l'elettrone viene, per il principio di indeterminazione di Heisenberg, sparato via come una barchetta in un mare colpito da un'onda. Quindi te non riesci a vedere l'elettrone perché lo hai perturbato talmente tanto con l'onda visiva che serve da occhio per guardarlo, che mentre lo guardi lui si sposta da un'altra parte. Quindi fotografare un elettrone non è possibile. Focus, abbiamo fotografato gli elettroni. Allora io cosa ho fatto? 2012, sono andato a vedere l'articolo originale. Nell'articolo originale c'è scritto tutta un'altra cosa. Quindi vedi che il giornalista scientifico, o per ignoranza, o per ignoranza, ha scritto una cazzata. Cosa dice l'articolo vero? L'articolo vero dice: abbiamo fotografato il punto in cui un secondo prima c'era un elettrone. Cioè, calma, è tutta un'altra cosa. Non hai fotografato l'elettrone, hai fotografato un posto dove prima c'era. E chi se ne frega? Cioè, nell'articolo c'è scritto che hai fotografato un elettrone, non hai fotografato un posto, un luogo. Hai fotografato una cosa che prima era lì. Cioè, è follia questa cosa qui. Ma il giornalista scientifico, forse per fare anche più, sai, i titolisti. Allora, te capisci bene che quando ci sono scritte delle cose sugli articoli scientifici, te non puoi leggere il titolo. Devi andare anche a leggere quello che c'è scritto dentro, perché sennò ti pigliano per il culo. Perché il bosone si chiama bosone di Higgs? Ma perché si chiama particella di Dio? Si chiama bosone di Higgs perché Higgs senza quel bosone non avrebbe preso il premio Nobel, che in fretta e furia a 82 anni preso sto vecchietto in aereo, portato lì, gli hanno dato il premio Nobel, gli hanno dato un calcio nel sedere e l'hanno riportato a casa. Stai zitto te che non conti nulla, tanto te c'hai il premio Nobel. Non è importante il premio Nobel a Higgs, l'importante è che qualcuno aveva detto, meno male, esiste sto cazzo di bosone, se no altri 27 milioni di euro a noi non ce li danno. Non è importante questo, è importante che quindi che si scoprisse questa cosa. E poi la particella di Dio, perché era l'unica cosa finale che la fisica deve trovare. Trovata quella cosa lì, hai trovato tutto, se esiste. Allora, in qualche modo, i fisici cattolici e i cattolici in generale si sono tutti incazzati. Perché? Perché trovare il bosone di Higgs era come mettere le mani in tasca a Dio. Cioè dire, ho trovato la particella di Dio, sono andato a vedere nel suo portafogli. Gli ho guardato la carta d'identità. No, Dio non si vuole far scoprire, secondo il cattolicesimo più bieco, no? Dio è quello che da un punto di vista cattolico ti chiude in una scatola, che è questo universo, e non vuole che tu vada a vedere dove lui abita. La torre di Babele serviva per bucare il cielo e per guardare dove Dio abitava. No, Dio ti punisce e ti confonde le idee. Che stronzo! Mi verrebbe da dire da me, perché non capisco l'idea, perché Dio ha delle idee molto più chiare, no? Dio sa come funzionano le cose, sa delle cose che tu non sai, ha quindi una visione massonica di tutto l'insieme, no? Ti dice, ma come mai sono accadute queste cose? Ma come mai hanno messo una bomba in Piazza Fontana? Te non lo sai. Come mai hanno fatto scoppiare la stazione di Bologna? Come mai hanno fatto l'aereo dell'Italia è caduto? Come mai? Te non lo puoi sapere, però c'è la massoneria che lo sa perché ha degli elementi in più. E te non lo sai. Un po' quindi una visione massonica dell'insieme. Capite che da questo punto di vista c'è qualcosa nella scienza che non funziona. Questa cosa noi la permettiamo agli scienziati perché la fisica è semplice. Le cose complicate non sono mai vere. Gli articoli di fisica dicono delle cose. Dov'è che i mass media si salvano? Si salvano perché nessuno
dei giornalisti che spara cazzate in televisione o degli scienziati che viene a rappresentare lo scienziato cattolico in televisione, penso ad Antonino Zichicchi in questo istante, crede che tu sia andato a leggere le fonti, i lavori scientifici veri, quelli dove c'è scritto veramente che cosa sta succedendo. Io l'ho fatto perché io sono anche un po' rompipalle, no? E allora se te vai a leggere i lavori scientifici veri, scopri che la realtà dei fatti è completamente diversa. Ecco perché ci sono questi fogliettini qui. Cosa cazzo sono questi fogliettini? Queste sono le prime pagine di alcuni giornali scientifici che parlano della natura del fotone. Allora, voi potete leggere questi lavori, di cui ovviamente vi grazio la lettura, ma vi dico cosa c'è scritto. Lavori, giornali di fisica, sono qui. Dove c'è scritto la doppia natura del fotone. Anche De Broglie diceva che il fotone aveva una doppia natura. La natura del fotone è doppia, è come una doppia elica. Il fotone, la sua energia vale HN, cioè la costante di Planck moltiplicata per la frequenza del fotone, ma in realtà ognuna delle due parti del fotone vale un mezzo HN, che è il principio di indeterminazione di Heisenberg. Cioè l'altra parte del fotone, ti dicono quei lavori lì, te non la vedi perché è un antifotone. E l'antifotone ha una caratteristica fondamentale che si chiama elicità, per cui te non la vedi. Cioè l'antifotone interagisce solo con l'antimateria. Se ci fossero degli antifotoni qui, questi immediatamente scomparirebbero perché tornerebbero indietro nel tempo. Quindi quando te li fai, li crei, sono sfuggevoli da misurare. Li puoi misurare e comprendere se ci sono, se ne hai solo consapevolezza, cioè se li vai a cercare sapendo che sono fatti così, che sono elusive, specie elusive, se no non li trovi. Dirac, De Broglie, Max Planck, tutti a dire il doppio fotone non è come due fotoni. E te dici il doppio fotone non è come due fotoni, ma che articolo di fisica è? Si intitola così, two photons are not two photon, punto. Cioè il fotone reagisce solamente con se stesso, non reagisce con nessun altro oggetto, perché i fotoni tra di loro non reagiscono. Ce l'hai presente un raggio di luce, laser che va in questa direzione, che si incrocia con un altro raggio di luce laser che va in quest'altra direzione. Nel centro mica si sbattono tra di loro, si passano uno attraverso l'altro i fotoni, no? Non si sbattono, non interagiscono, i fotoni non interagiscono tra di loro. Ma questo non è vero, perché se a questo raggio te togli il raggio laser e ci metti una sorgente di raggi gamma, cioè fotoni ad alta energia, quando due fotoni ad alta energia sbattono tra di loro, voi vedere che viene fuori della materia, viene fuori un elettrone e un antielettrone. E da dove vengono fuori che si sono sbattuti solamente due fotoni? Da lì si comprende, e quegli articoli lì te lo dicono, che c'è la possibilità di capire che la natura è fatta di fotoni e di antifotoni, solo che l'antifotone non si vede. Se l'antifotone non si vede, per la fisica moderna, di legge non esiste. Perché la fisica moderna dice che le cose che esistono sono solo quelle che si vedono. Che te te metti a ridere subito. Perché dici, scusa, ma se noi lavoriamo a livello di coscienza, è un po' quello che diciamo sempre noi. Tu vedi solo quello in cui credi quello che credi di vedere. Tu credi che esistano i fantasmi, vedi i fantasmi, tu non credi ai fantasmi, quando vedi un fantasma ti giri dall'altra parte e dici aspetta un po', ho avuto un problema all'occhio. Assolutamente, funziona così. Ecco, la fisica moderna sta facendo questo, la scienza moderna fa questo, la neurofisiologia fa questo. La neurofisiologia, quando parla di coscienza, sapete cosa dice? La coscienza è quella serie di sensi che ti fa correlare il te dentro con il te fuori. Quindi, se tu hai coscienza di te, sai che sei in questa stanza, sai di vedere un certo numero di persone, vedi i colori, parli con le persone, senti e comprendi bene quello che loro dicono. Questo per loro è la coscienza. No, la coscienza è un'altra cosa. Quella è l'interazione che te hai con l'esterno, esterno, interno del tuo corpo,
che rappresenta il segnale di comunicazione tra l'esterno e l'interno. Cioè, è come dire che un microfono ha coscienza. Un microfono non ha coscienza, un altoparlante non ha coscienza. Dentro ci passa dell'energia e ci sono dei segnali. Io muovo questo dito. Chi l'ha detto a questo dito di muoversi? Il mio cervello. Ho capito, ma il mio cervello chi cazzo gliel'ha detto che è un pezzo di carne? Cioè, ecco che si estrude il cervello con un'altra cosa che si chiama mente. Il neurofisiologo cosa dice? Ti metto nella risonanza magnetica nucleare funzionale e ti dico di pensare a, quella volta quando da bambino piccolo hai messo le dita nella corrente e hai avuto uno shock elettrico. Ti si illuminano alcune parti del cervello e il neurofisiologo dice lì c'è la memoria dell'evento. Allora, impariamo a distinguere. Uno è il dato sperimentale, due è l'interpretazione del dato sperimentale. Sul dato sperimentale non si discute. La velocità della luce è quella lì. Chi ha mai detto che è il contrario? Ma cosa vuol dire che è sempre quella? Cosa vuol dire che ti si sono illuminate quelle zone di cervello lì? Vuol dire semplicemente che quella è la parte di cervello, quale lettore di ologramma, che va a leggere l'ologramma. L'ologramma dell'universo, che è un universo olografico, secondo alcuni. Allora, vedi che hai due spiegazioni diverse e che partono sempre dallo stesso evento fisico. Quale sarà quella vera? Ecco, il neurofisiologo dice no, la coscienza è un'altra cosa, non c'è. C'è solamente questa interazione neurofisiologica. Ti danno una martellata su un piede e tu senti dolore. Senti dolore perché hai coscienza del dolore. No, la coscienza è un'altra cosa. La coscienza è un'altra cosa. L'innamoramento, Piero Angela. L'innamoramento, allora c'è una serie di feromoni, una serie di endorfine, una serie di cose che ti fa in quel momento... Lui lo dice chiaramente perché ha una visione del tutto maschile della scienza, maschile, non femminile. Parliamo poi della visione femminile della scienza, che è divertente. Dice che te hai perso consapevolezza di te, che non capisci più niente. C'è una visione maschile di quello che è il fenomeno dell'innamoramento. Te ti stai innamorando, quindi perdi consapevolezza di te. La donna la vede in un modo questa cosa completamente diversa. Allora, quindi, cosa vuol dire? Che l'innamoramento sarebbe solo una serie di reazioni chimiche. Quindi un determinismo sostanzialmente totale, determinato dai feromoni, dalle endorfine, dal testosterone, dall'androsterol e basta. A te in realtà dell'altro non te ne fotte nulla, ma in quell'istante l'androsterolo ti sta facendo acquisire la coscienza che te invece a quella lì gli salteresti addosso. Questo è il problema fondamentale della chimica. Le cose non stanno così, le cose non sono così. Questo si capisce chiaramente quando il maschile va per la strada e si gira a vedere una bella ragazza, no? Cosa succede? Cosa pensate? Se te lo guardi distrattamente, questa cosa ti sembra, come ha detto Piero Angela, no? Te ti giri, dici, maiale. Che no, perché ti stai girando? Te lo dice il maschietto. Perché ti stai girando? Te ti stai girando perché c'è qualcosa dentro di te che si mette in contatto con quell'altra cosa che è passata. E che cos'è? Non lo so, una parte animica, una parte mentale, una parte spirituale. Tu ti giri e non sai perché. Non lo sai. Ma quando ti sei girato e non sai perché ti sei girato, non ti rimane che guardargli il culo. Questa è la realtà dei fatti. È così. Allora, il femminile la vede in un modo diverso. Come vediamo noi? Come viviamo la scienza? Il maschio vive la scienza da maschio. Io comando, la scienza la faccio io. Si dice sempre, il lobo destro, quello dei conti, dei calcoli, no? Oggi infatti ero in treno con un fisico quantistico che mi sono trovato davanti e allora abbiamo instaurato un discorso, no? E il fisico quantistico mi diceva, ma noi come fisici abbiamo un solo problema, dobbiamo misurare le cose. Se non sappiamo come misurare le cose, per noi non si guarda niente, non ce ne frega niente. Dobbiamo sapere che quella cosa è misurabile. Non solo dobbiamo sapere che è misurabile, perché se no non esiste, ma deve venire il numero che vogliamo noi, perché se no
non esiste. E cazzo, non è possibile una cosa del genere, cioè mica tutte le ciambelle riescono col buco, no? Però capisco che questa è la definizione del fisico. Che cos'è la fisica? La fisica è quella cosa che misura le cose. Benissimo, ok. La chimica che cos'è? La chimica è quella cosa che studia le mutazioni. D'accordo, è così, semplice. Non è che c'è chissà quale integrale da risolvere. Però questo paradigma te lo porti avanti e non c'hai un in background mai un programma che ti rinnovi le idee. Ogni tanto che dice, sì, questa è vecchia, fammi fare l'upgrade, vediamo se è sempre così, no? Bene, quindi il fisico ancora l'upgrade non l'ha fatto e pensa che tutte le cose che sono misurabili devono andare bene. Allora, il maschio è quello che domina la scienza, che la domina sempre. Tanto è vero che se voi guardate in una donna, una femmina in laboratorio, la femmina in laboratorio la guardi e ti dici, vedi, è un maschio. Si comporta come maschio, non è proprio sempre vero, però attenzione, si comporta come maschio. Tanto è vero che te comprendi anche una cosa fondamentale. Per esempio, al Large Hadron Collider c'è una direttrice che è una femmina che è italiana. Nell'istante in cui la direttrice italiana viene nominata come capo del Large Hadron Collider, i mass media italiani si scatenano. Una nostra donna italiana che governa la fisica del mondo. Fabio Fazio la intervista e a un certo punto Fabio Fazio gli chiede: senta, cara professoressa Tal dei Tali, lei come fa a conciliare la fisica, la scienza con la religione? E io dico, vediamo cosa risponde. E lei risponde, ah, non c'entra niente, sono due cose diverse. E ha dato la stessa risposta che 2 anni prima aveva dato Antonino Zichichi in televisione al TG1. Antonino Zichichi, scienziato cattolico. Cioè, come? Non c'entra niente, sono due cose diverse. La scienza e la religione sono la stessa cosa, oggi. E lo dice anche un personaggio importante come Galimberti, per esempio, che come psicanalista di masse, io lo definisco un po' così, è una persona che ha capito chiaramente un po' quello che dicevo io, cioè che la scienza diventa religione nell'istante in cui ci sono i dogmi della scienza. Non si può superare la velocità della luce, vabbè, capito, parliamone. Il fotone non ha massa. Come il fotone non ha massa? Scusa, qui c'è un articolo che dice interazioni gravitazionali tra due fotoni. Ma mi pigliate per il culo? Cioè, allora parliamone. Perché questo vuol dire che al Large Hadron Collider, che si sono inventati il bosone di Higgs, nel corridoio accanto c'è un gruppo di ricerca che studia l'universo olografico. Ma gliel'hanno detto all'universo olografico che la massa non c'è, perché è olografico. Cioè, se mettano d'accordo tra di loro prima di dirti qualcosa a te. Ma il popolo deve sapere che comunque vada, te devi dare dei soldi. Cioè non c'è problema e devi credere che la scienza è una scienza fatta dal maschile. Quando la direttrice dell'Large Hadron Collider risponde come un maschio, si capisce chiaramente, ti fai un'idea. E l'idea è, ma vuoi vedere che questa l'hanno messa lì in quel posto perché ragiona meglio dei maschi? Perché se no, se avesse ragionato da femmina, e lì non ci andava. E beh, ce l'avete presente la Cristoforetti, no? Sì, no, è poverina. Cioè, ho una persona che sicuramente non gode della simpatia popolare perché c'è qualcosa in lei che ti disturba, no? Te lo dico proprio da misero PNLista. Te la guardi e dici... dai, qui c'è qualcosa che non mi torna, no? È l'aspetto emotivo, no? Cristoforetti, emozione, zero. Dice, deve guidare l'astronave, no? Cioè, quando si mandò nello spazio, i giornalisti italiani, i maschilisti, dissero, speriamo non gliela facciano posteggiare perché è una donna. Oppure qualcun altro disse, ora va a cucinare all'astronauta russo. Questi sono i titoli che uscirono quando Paola Cristoforetti andò su. Ecco, però la Cristoforetti non è una femmina, non è una femmina, è un maschio dentro. Perché femmino c'è scritto sulla carta d'identità, ma dentro di te noi sappiamo ora che c'è, secondo il mio modestissimo punto di vista, una parte animica, una parte mentale e una parte spirituale. Quindi,
Si scopre, lavorando sulla coscienza, che la maggior parte degli esseri umani, maschi, chiaramente preponderante dentro di lui c'è l'aspetto spirituale, cioè maschile e maschilista, ma nella parte del cervello del 90% delle femmine c'è la preponderanza sempre della stessa parte spirituale. Quindi i peggiori maschilisti di questa società sono le femmine. Quante volte io ho chiesto a una femmina, per esempio laureande del laboratorio mio, ma te chi assumeresti? Se tu avessi un'industria, assumeresti un maschio o una donna? E tutte mi rispondevano, no, un maschio, una donna, mai. Perché erano femmine che, il cui, perché me le ritrovavo a fare chimica, quindi avevano già dentro di loro la tendenza ad utilizzare il lobo sinistro. E la risposta quindi dello scienziato femmina è uno scienziato che scimmiotta il maschile, non che esprime la propria natura, che sarebbe invece importante per fare la scoperta, perché sennò il maschio ha già scoperto tutto, la femmina non ha ancora scoperto niente, facciamogli scoprire a lei qualche cosa che è ora. E lì si capisce una cosa fondamentale del maschile e del femminile all'interno di quello che è la scienza del mondo felice. Che nel mondo felice non ci sarà uno scienziato e il popolo comune, il volgo, ma tutti saranno sostanzialmente persone comuni. Ma alla propria consapevolezza e alla propria coscienza gli avrei dato la capacità di acquisire le informazioni dall'universo che ti circonda, perché te saprai fare i conti, se vuoi, sì, 2 più 2 che fa 4, e sai anche perché, ma sai anche che l'universo ti sta dando dei segnali e che tu stai in qualche modo interpretando. Quindi c'hai una serie di sensori, che sono i sensori del femminile, che in qualche modo oggi vengono chiamati intuizione, ma che sono dei sensori ben precisi, attraverso i quali la parte femminile vede quella parte di medaglia che te non vedi. Quindi la scienza di oggi è una scienza che è sempre, dal passato a oggi, stata una scienza maschile. Per problemi storici, sicuramente in una certa fase. Poi c'è stato il 68, c'è stato il femminismo, fallimento della Madonna, perché il femminismo che cosa voleva? Voleva che le femmine diventassero come i maschi. Ma stiamo scherzando! Cioè, sono diventate delle brutte copie dei maschi. Te guarda le réclame. La réclame della banca, la réclame della banca arriva, lei, manager di banca, scende dall'elicottero e c'ha un vestito maschile gessato. Cioè, è una donna vestita da uomo. Ti rendi conto che c'è qualcosa che non va? Che il messaggio che passa è un messaggio di sicurezza, per cui non ti preoccupare. Lei, sì, è vero che è bella, è una bella donna, quindi te ci puoi anche fare degli scambi di titoli, di cose, però non ti preoccupare, perché non è una femmina, è un maschio dentro di sé, quindi vai tranquillo, vai sul sicuro, no? Ecco, questa è l'idea che la pubblicità ti dà del maschile e del femminile. No, nel mondo felice. E questo perché ve lo dico? Perché la mia idea è quello che quando riaprite il telegiornale e rivedete queste situazioni, non è che devono passare più inosservate. Guardate come sono vestite le femmine, guardate come sono vestiti i maschi, guardate come le femmine si sottopongono, la politica, le donne in politica, no? Sì. È vero, è un sparare con un cannone su una farfalla, perché è vero che i politici sono stupidi, quindi figurati queste femmine qui come li imitano bene. Cioè non esiste. Non c'è le quote rosa, non ci sono le quote rosa. Parlare di quote rosa vorrebbe fare una differenziazione, avere bisogno in qualche modo di dire: abbiamo preso anche l'altra parte di noi che darà il suo contributo. Sono discorsi di divisione. Non c'è un contributo femminile e un contributo maschile, c'è un contributo di una coscienza unificata, perché se no non si va da nessuna parte. Quindi parlare di femminismo, parlare di maschilismo, lo sappiamo, ma di femminismo poi uno poteva pensare che fosse una rivoluzione culturale anche nella scienza. Le cose non funzionano così, perché ci vuole la unificazione delle parti, perché nella unificazione delle parti l'entropia aumenta sempre. Io ci avevo una volta una laureanda. Allora, questa laureanda era comunista, cattolica e voleva fare lo scienziato.
cazzo, cioè se sei scienziato non puoi essere cattolico, se sei cattolico non puoi essere comunista, se sei comunista non puoi essere scienziato. Sapete che durante gli anni 50 e 60 non si poteva insegnare la fisica quantistica in Cina perché e in Russia, perché c'era il principio di indeterminazione di Heisenberg e i marxisti-leninisti erano deterministi. Non si poteva far correre allo stadio un gruppo di cinesi, perché uno sarebbe arrivato prima e l'altro sarebbe arrivato secondo. E no, bisognava arrivare tutti uguali. Quindi si erano abolite le corse. Cioè, vi rendete conto? Questo è un po' l'atteggiamento della fisica moderna. Il fotone non può avere un'antiparticella che si chiama antifotone. Non può. Perché lo dice una formula? Perché lo dice una formula? Allora, guardate... I fenomeni fisici esistono, non perché ci sono le formule fisiche. Quando voi andate a leggere questi lavori qui, scoprite una cosa interessante. Scoprite che sono pieni di calcoli, pieni. Attraverso questi calcoli si dice, sapete che questa cosa può essere fatta in questo modo? Perché ci torna. Ma questo non vuol dire che sarà così. È classica, la cosa classica che mi viene in mente di utilizzare ora è, ora ve lo dico, ecco, è questa formula qui, la sanno tutti questa formula qui, no? Tutti la sanno, no? E voi ci credete, capito? La scienza vi dice che questa è la formula, e voi ci credete. Oh, non entro in particolari, ma qui c'è un problema, eh? Come la massa si trasforma in energia? Attraverso una costante. La fisica è fatta tutta così. Come la massa si trasforma in energia? Con una costante. Come una cosa si trasforma in un'altra cosa? Attraverso una costante. È così. Avrei potuto scrivere E uguale ad HNi. Costante di Planck, frequenza del fotone. È la stessa cosa, vedi? Costante se l'energia è legata alla frequenza del fotone attraverso una costante. Tutte le formule della fisica sono fatte così. Non so se ci avete mai fatto caso. Quindi le costanti sono solamente strumenti che servono a cambiare le dimensioni, la dimensionalità delle cose, a trasformare una massa in velocità, per esempio, la velocità della luce. Non ci avete mai pensato? Beh, Planck aveva detto basta con queste costanti, facciamo diventare tutto uno, che si fa prima. Allora, tutti la sanno, la dice anche Piero Angela, non è questa la formula. Questa formula è un'altra, la vera formula che viene fuori è questa. Questo secondo termine, che non si vede mai, è piccolo, talmente piccolo che si è eliminato. Però c'è un secondo termine. E al quadrato uguale m2c alla quarta. Cosa hanno fatto i fisici? Hanno detto, facciamone la radice quadrata. La radice quadrata è e è uguale alla radice quadrata di m2c alla quarta, che è uguale a mc al quadrato. Dov'è? Bravo! Più o meno, sono due i risultati, no uno. E il secondo risultato che cazzo di fine ha fatto? Se lo sono magnato. Dice, certo, l'energia mica può essere negativa. Perché? Ah, perché non si sa, ma è negativa, un'energia negativa che significato può avere? Per te non ha significato, che non hai coscienza, ma per tutta un'altra serie di persone, l'energia negativa può esserci. Perché no? Se c'è l'antifotone. Ecco perché non ci può essere l'antifotone. Perché se per caso c'è l'antifotone, c'è l'energia negativa. Se c'è l'energia negativa, devi prendere in considerazione anche la massa negativa. La massa negativa. E lì diventa un casino. Perché allora ti rendi conto che fai tutta una serie di calcoli e ti rendi conto che il bosone di Higgs non ha nessun bisogno di esistere. Nessuno, tra le altre cose. Allora, ti pigliano per il culo, perché quando ti raccontano le cose, non te le raccontano giuste, te le raccontano quelle che vuoi, che te devi capire, non quelle vere, quelle finte. Quindi, bisogna fare attenzione. Tra le scienze sulle quali noi siamo, con le quali noi veniamo a contatto tutti i giorni,
Ce n'è una in particolare che è la più interessante di tutte, perché veramente ci uccide tutti i giorni, nel vero senso della parola, ed è la medicina. La medicina. Allora, la medicina. Garattini dice che noi in Italia abbiamo 12.000 farmaci, 12.000 specialità. Sai quando entri in farmacia che vedi tutte quelle scatolette? Ecco, sono 12.000 scatolette. Porca puttana. Garattini dice, guardate che queste 12.000 scatolette, almeno la metà è da buttare via perché non servono a niente. Lo dice Garattini. Non è che lo dice l'uomo della strada. E dice, al massimo i principi attivi saranno 30-40, che si chiamano però in modi diversi l'anmesulide, l'aulin, cioè tutta la stessa roba. La stessa roba. Nimesulide, nimesulina, nimesulide, tutta, però costa meno perché non si chiama aulin. Ora, qui dietro ci sarebbe un problema tecnico che non vi dico come funziona, come si costruisce l'aulin e che differenza c'è in realtà vera tra la nimesulide qualsiasi e un aulin, che è la cristallizzazione finale. Facciamo finta di niente, facciamo che è la stessa cosa. Uno lo paghi tanto, l'altro lo paghi poco. Ma perché non mettere al macero tutto e farne uno solo di questi principi attivi, no? Cioè, ma la cosa che ti insospettisce di più è il messaggio che viene dato alla gente. Te pensa a Garattini che ti dice anche un'altra cosa. Garattini ti dice che è nella commissione del farmaco, quindi, e ti dice, voi vi dovete prendere le medicine prima di ammalarvi, preventivamente, così non vi ammalate. Ma scusa, se te hai detto che ci sono 12.000 farmaci, 6.000 li buttiamo, ci sono 30-40 specie vere e importanti, quindi buttiamo le altre 2.850 farmaci, nasce una farmacia con 40 scatolette, finito lì, non c'è altro. Però se preventivamente ti dice, però te queste scatolette mangiale comunque, prendile comunque perché ti fanno bene perché non ti fanno ammalare. E qui c'è il grosso scoglio che c'è tra la medicina omeopatica e la medicina allopatica, no? Cioè, e la televisione ti dà dei messaggi strani, ti dice, ma cosa fai? Vai da un medico di quelli che ti danno l'acqua distillata pura da bere e te credi che dentro ci sono dei principi attivi, ma allora sei scemo. La stessa cosa che dice Garattini, la medicina omeopatica sostanzialmente, a quella grande diluizione, ti mette una goccettina di principio attivo nel un bidone di acqua e poi fa una cosa strana. Sbatte questa la fialetta più volte, sì, la dinamizza, diciamo così, facendoti credere che questa cosa farà qualcosa. Allora, dice, è impossibile, scusa, ma che cazzo, vedi che è acqua distillata. Questo, da una parte, chi è che ha ragione e chi è che ha torto? Allora, nell'universo duale, nessuno ha ragione e nessuno ha torto, perché tutti e due hanno torto e tutti e due hanno ragione. In che senso? Che il medico normale, che è incazzatissimo col medico omeopatico, perché il medico omeopatico guadagna il doppio, statisticamente, del medico normale, che già guadagna un sacco di soldi, e il medico dice, quello ti dà acqua fritta e te vai da lui, te vieni da me che almeno ti do dei farmaci veri che mi permettono di andare in vacanza gratis perché li ho venduti, perché la casa farmaceutica mi ha detto, se te prescrivi questo farmaco ti pago le vacanze alle Baleari. Quindi è importante che il medico venda il farmaco che la casa farmaceutica gli ha imposto di vendere, non che lui crede che ti servirà. Punto numero uno. Dall'altra parte c'è il medico omeopatico, il quale non ha la più pallida idea del perché questo sistema potrebbe funzionare. Questo sistema potrebbe funzionare perché la fisica quantistica non è uno scherzo. E la fisica quantistica dice che le informazioni si trasportano attraverso l'esame o il contatto con la superficie della cosa che contiene l'informazione. Cosa vuol dire? Che se te c'hai un farmaco, una molecola, fatta così, così, questa è la superficie degli orbitali molecolari della molecola, e qui c'hai delle molecole di acqua dentro, fatte così, grosso modo,
che fanno i loro legami a ponte idrogeno, eccetera, eccetera, le molecole di acqua si clusterizzano attorno a questo farmaco, ne prendono la forma e nell'istante in cui tu la sbatti, questa forma, la superficie, che secondo Hawking è il centro fondamentale dell'entropia, questa forma si, attraverso le onde, si sbatte e viene a programmare altre molecole di acqua che prendono la forma di questo farmaco qui. Quindi in realtà, siccome quello che conta non è il farmaco, ma è la forma della sua superficie, tu ti stai bevendo delle molecole di acqua che hanno la forma della superficie del farmaco intero. Questo è quello che realmente accade nella omeopatia. Il fatto che il medico omeopatico non lo sappia, però, è grave. È grave perché lo deve sapere. Ma il medico ha studiato quantistica? Sostanzialmente no. E quindi si trova in questo problema. Cioè non riesce in qualche modo ad avere questo tipo di informazioni. Poi ci sono altre problematiche che sono legate alle farmaci. Una delle problematiche più interessanti è questa. Guardate qua. Allora, questo è un farmaco, vedete, una scatoletta, cioè, c'era un farmaco dentro. Si chiama Eutiroidinum 1. Sarebbe per la tiroide. Ingredienti. Ve li leggo, Allora, acqua, beh, meno male c'è vino, acqua, glucosio, cioè zucchero di quello che noi mettiamo che è dolce, zucchero, glucosio, potassio gluconato, questo ti dà anche la percentuale, 0,06%, quindi non è il 6%, non è il 6 per 1000, è il 6 per 10.000, quindi ce n'è una quantità irrisoria. Cos'è questo potassio gluconato? È l'acido gluconico. L'acido gluconico è come l'acido glucarico, è lo zucchero ossidato. Zucchero, quello di prima, un pochino con un po' di... uno dei gruppi CHO si è ossidato, aldeidico, si è ossidato acido, COOH. Cioè non costa niente tutta questa roba. E poi c'è il famoso principio attivo. L'ioduro di potassio, ti dico quanto ce n'è, lo 0,00001%, 1 su 10 milioni, ioduro di potassio. Ogni fialetta è 2 millilitri, cioè 2 milligrammi, ci sono 20 fialette, quindi 40 milligrammi di roba, di cui il 99% è acqua e zucchero. E poi c'è lo ioduro di potassio, una parte su 10 milioni. Ce n'è di più nello iodio himalayano, che costa al chilo, lo sono andato a vedere su Amazon, 1 euro. Questo costa 22 euro. Vi rendete conto di come vi pigliano per il culo? Questo è un esempio, un esempio solo. Perché ciò accade? Ciò accade per un semplicissimo motivo, perché vi fate pigliare per il culo. Non c'è nessun altro motivo. Cioè, non è che c'è che te vai dal medico e dice, il medico dice, prenda questo, va bene. No, mi fai vedere cosa c'è dentro. Va bene perché? Sai perché questa cosa ti potrebbe far bene, o potrebbe non farti niente, o potrebbe farti male? Perché te sei convinto che ti farà qualcosa. In quell'istante, siccome tu sei il creatore del tuo universo, quella cosa fa quello che tu credi che ti farà. Cioè, ti rendi conto che te hai delegato al medico l'idea della tua salute. Cioè, perché te devi delegare sempre qualcuno a pensare per te, a prendere le responsabilità per te? Cosa dice nel mondo felice la scienza? La scienza nel mondo felice dice che ognuno di noi, del popolo del mondo felice, è lo scienziato. Ognuno di noi è andato nella scuola del mondo felice, quindi non gli hanno insegnato, come dicevo a Roma, che ci sono i buoni e i cattivi sulla lavagna che si divide in due. Non ci hanno insegnato che ci sono gli intelligenti e gli stupidi. Ci hanno insegnato che ci sono persone che hanno diversi gradi di consapevolezza. Ma soprattutto ti insegna la scuola del mondo felice
a fare una cosa che quella scuola di oggi non ti può insegnare, che non c'è la certezza, ma esiste la probabilità, come dice la fisica quantistica. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il maestro non hai più la certezza che ti insegni le cose giuste. C'è un'alta probabilità che ti insegni le cose giuste perché lui ha più vita di te, quindi ha fatto più esperienza di te. Però potrebbe avere scazzato completamente il problema, cioè fatto, detto cose completamente sbagliate. Potrebbe essere questa la questione. Quindi il bambino piccolo, dopo cosa fa? Qual è la paura della scuola di questo tipo? Che il bambino torna a casa e dice ai genitori: non vi rispetto più perché voi dite un mare di cazzate. Il che in parte potrebbe essere vero, ma qual è il significato? È che non è così, attenzione, è vero che i genitori potrebbero non avere tolto, perché c'è la probabilità, non c'è la realtà dei fatti. L'universo quantistico è basato sulla probabilità che un evento accada, non sul fatto che questo evento è reale. Allora, però, la probabilità che un genitore abbia ragione è dettata dal fatto che i genitori sono più anziani, sono più vecchi, hanno fatto più esperienze e quindi, sulla base delle esperienze fatte, c'è la probabilità che vedano il mondo in un modo migliore, cioè più corretto, più vicino alla realtà. Nulla vieta al ragazzino piccolo che potrebbe avere ragione lui e i genitori torto, ma la probabilità che ciò accada è bassa. Questo è il problema. Quando ti è un bambino piccolo, gli fai assaggiare un bicchiere con lo zucchero, due bicchieri con lo zucchero dentro, ti diranno che è dolce. Se questi due bicchieri hanno una quantità di zucchero vicina, una mezza classe ti dirà che uno dei due è più zuccherato, l'altra metà ti diranno che invece è più zuccherato l'altro. Te fai capire così al bambino che non esiste la realtà dei fatti, ma che esiste il tuo punto di vista. E il bambino comincerà a comprendere che non c'è una verità da una parte e una bugia dall'altra, ma c'è qualcosa di diverso, cioè come tutti i rapporti, come macchina che fa la misura dell'universo, ti rapporti come macchina con l'universo intero. E sai che cosa vuol dire questo? Che alla scuola ti dà un fastidio della Madonna. Questo vuol dire che non c'è nessuno che ti potrà dire che se tu hai torto hai ragione nell'assaggiare un bicchiere di acqua zuccherata e dire quello è più zuccherato di quell'altro. C'è una probabilità che tu abbia ragione oppure no. E questo vuol dire che tu ti devi prendere la responsabilità della tua idea, del tuo risultato, perché non c'è il maestro alla fine che ti dirà aveva ragione Tizio e aveva torto Caio. Non c'è nessun maestro. Se non c'è nessun maestro, te non puoi più dirmi, dopo tutta questa diatriba, ma l'ha detto la televisione, ma l'ha detto il medico. Prendi questo, l'ha detto il medico. No, perché te sei sempre colui che deve avere la consapevolezza di quello che sta facendo. Perché se non è così, te stai delegando un altro a prendere per te le decisioni che vuole l'altro. Questo è il motivo del perché poi si finisce a credere a quello che dice la televisione. E quello che ti dice la televisione è: noi siamo un popolo di scienziati, ci abbiamo la fuga dei cervelli che va negli Stati Uniti. Ma quando mai? Non è così, non funziona così. Te lo dicono in tutte le salse perché vogliono che tu creda che le cose sono così, ma non è vero. Ecco, da questo punto di vista bisogna un po' cercare di capire, non voglio fare tardi, cercare di capire in qualche modo che noi dobbiamo rimettere nelle nostre mani il nostro destino. Per fare questo, una delle cose importanti è ridimensionare il rapporto con chi ti vuol far credere che tu debba subire le idee di un altro. Non c'è più uno che dice se te sei malato ti devi curare con le medicine. Chi l'ha detto? Se non muori. Chi l'ha detto? Quelli che non si sono curati con le medicine sono morti. Chi l'ha detto? Cioè, e te a quest'ultima domanda scopri che la gente non sa rispondere, no? Ci sono quelli che ti dicono che te devi mangiare perché se no muori. Ci sono tante persone che non mangiano e sono vive e stanno benissimo, no? Sono persone, io ne ho visti alcune testimonianze, che sono sia poveri disgraziati che vivono nella campagna, ma anche c'è un professore di fisica tedesco che lui non mangia da anni e sta benissimo. È stato studiato
un lama tibetano che per 6 mesi è stato all'ospedale di Bangalore, lo hanno monitorato giorno e notte, questo non mangiava e viveva benissimo. Allora questo che cosa vuol dire? Vuol dire sostanzialmente che te hai paura che questa cosa sia vera, perché se è vera, questo vuol dire che te sei il creatore del tuo universo, tu hai deciso che non ti serve mangiare e non mangi, e vivi lo stesso, sei te il creatore del tuo universo, tu hai deciso che ti guarisci da solo. Sai che cosa vuol dire? La casa farmaceutica, si sparano. La casa farmaceutica, cosa credi? Che la casa farmaceutica ti vende un prodotto perché ti vuole salvare la vita. La casa farmaceutica vuole fare dei soldi e basta. Non c'è nessun altro motivo per cui una casa farmaceutica faccia pagare più di 20 euro una scatoletta in cui non c'è niente, e di questo niente ce n'è poco. Cioè, vi rendete conto? T'avessero venduto un litro di roba, io potrei dire, vabbè, hanno distillato l'acqua, almeno hanno fatto sto sforzo. Non c'è niente. C'è la fialetta di vetro. Che, no, ma io credo che quello che costerà di più è la scatola. Credo che sia la scatola, questa cosa qui. Io ho lavorato anche per alcune case farmaceutiche sotto forma di borse di studio, eccetera, eccetera. Ho visto di tutti i colori, insomma. Tenete presente... lasciamo perdere. Non voglio finire in galera. Però mi vengono in mente degli intrallazzi. Quindi... Allora, la casa farmaceutica non vuole assolutamente. Te c'hai un malato. È la scienza, la scienza. Il malato è un malato terminale. Il malato terminale ha deciso che vuole morire. No? Non ce la fa più. Ha deciso che vuole morire. Ha deciso che non si sa curare da solo. Ha deciso che le cure che ti danno non ti servono a niente. Ha deciso di morire. È una decisione. Sei te il creatore del tuo universo. O lo puoi fare, muori. No, non si può. Non si può perché quello che ti dicono è un conto, quello che ci sta dietro è un altro. Cosa ti dicono? Ti dicono, il Signore ha dato la vita e il Signore ti dà la morte. Ma come? Il Signore non era quello che ti diceva del libero arbitrio, che te potevi fare quello che volevi. Solo quando il Signore la pensa come te. Perché se no, no, devi fare quello che vuole il Signore. Vabbè, è la religione. E allora tutti quelli che sono i partiti che devono raccattare i voti, che una volta erano quelli della Democrazia Cristiana e che ora e dei socialisti di Craxi, di Bettino Craxi, e che ora sono stati sparsi un po' sulla destra e sulla sinistra, che non si chiamano più destra e sinistra, ma sono centrodestra e centrosinistra, perché non abbiate paura, cioè noi siamo tutti moderati, ma moderati di che? In quel contesto questa gente vuole recuperare i voti dei democratici cristiani, siccome la Democrazia Cristiana era fatta di cattolici e siccome i cattolici vanno dietro al Papa e siccome il Papa dice l'eutanasia non è ammessa, allora tutti dobbiamo rifiutare questo tipo di operazione. Questo è l'aspetto religioso, l'aspetto sociologico, per cui quella cosa lì non si può fare. Dall'altra parte c'è l'interesse dei farmacologi. I farmacologi dicono, ma scusa, quello lì è lì, sta lì, vivrà per sempre in uno stato confusionale, non capirà mai una mazza. Io ogni 3-4 giorni gli sbatto dentro una siringa di $200, io sono contento. A vita. Quando è che anche la casa farmaceutica ti dice no, questo lo dobbiamo eliminare? È quando gli costa troppo o quando non ci guadagna più quello che ci voleva guadagnare, allora te puoi ammazzare. Capisci? Allora, dietro questa cosa qui c'è sempre l'idea che te hai lasciato nelle mani di altri il tuo destino. Questo è un po' l'aspetto fondamentale e si vede in tutte queste cose, in tutte queste manifestazioni. Quindi, nel mondo della scienza questo era chiaro, si vede chiaramente, ti hanno gabbato sulle formule, no? Perché credono che tanto te questa qui te la bevi. No? Ti hanno gabbato facendoti credere che avevano fatto delle scoperte che si rivelano inesistenti, ti fanno credere che il mondo è fatto in un certo modo, ti fanno credere che te devi seguire le regole sostanzialmente, perché se non segui le regole sei fuori e se sei fuori sei un rischio per la società. Soprattutto il rischio cancerogeno è che qualcuno ti dica
scusa, ma hai mai pensato che questa cosa poteva essere diversa? E te per un attimo ci pensi, dice, porca puttana, ma non sai che c'hai ragione? Ma se è diversa, allora io non vado più a votare. Se questa cosa si spande, è un virus. E questo virus si chiama Mondo Felice. Grazie. Orario. Evviva. Grazie, grazie, troppo buoni. Grazie Corrado. Diciamo, come promesso, un ampio spazio dedicato alle vostre domande, possibilmente sull'argomento, poi vedete voi. E niente, procediamo per alzata di mano. Se vedo già uno, due, pensateci bene prima di alzare la mano. Prova. Ve ne potreste pentire. Allora, adesso dal microfono, scusate. Qualcuno di voi già lo conosce, l'amico Diego, che oggi compie gli anni. Tanti auguri, Diego. Auguri. Grazie a tutti. Caro Corrado, essendo che appassionato da anni alle tecniche pratiche elaborate da te, ho recentemente visitato l'Italia per potermi confrontare con altri ricercatori riguardo alcuni dettagli da definire. Visto che oggi si parla di mondo felice, credo sia di fondamentale importanza comunicare il fattore più significativo emerso da questi incontri. La tecnica del TCT risulta molto precisa, ma non al 100%, specialmente per la possibilità di diagnosticare falsi negativi. Il TCT di ELF, invece, soprattutto per l'ELF finale, che sta per flash, inteso come veloce, è la parte che viene più contestata a livello sperimentale, in quanto, essendo estremamente riduzionista meccanicista, non permette una reale evoluzione personale che permette di liberarsi dal problema. Il danno più grave è quello di far credere alle persone che grazie alla coscienza integrata si saranno liberati definitivamente dalle adduzioni e dai parassitaggi, mentre invece molti dei soggetti analizzati che si sono precedentemente sottoposti a tale tecnica risultano avere sì la coscienza fusa, ma insieme ad essa i parassiti. Questi possono sì inizialmente comportarsi in maniera passiva, tuttavia, quando in un simbad di controllo si bloccherà la coscienza o un'altra componente della triade, spesso si presenterà un parassita travestito da uno di questi personaggi che verrà velocemente smascherato sottoponendolo alla prova dello specchio. Allo stesso tempo, però, la coscienza integrata farà più fatica di prima a liberarsi dal problema. Osservando la situazione mondiale, trovo assurdo dire che il problema sia già stato risolto. È ancora più assurdo affermare che tanto tutti sanno già dell'esistenza degli alieni. Credo allora sia importante, per il bene di tutti, tornare a cercare di risolvere il problema fondamentale che ancora attanaglia l'umanità. Sì, la so. Dunque, parto dalla un'ultima frase. Il bene di tutti. Ora, guardate, io lo dico francamente, a me non mi importa tanto del bene di tutti, a me mi interessa del bene mio. Il bene di tutti è fatto nel senso che gli altri sono parte di me, quindi non considero tutti altri. Quindi dicendo parlo del bene mio, in realtà dico con bene il raggiungimento della coscienza, che tutti devono fare un certo tipo di percorso che sarà poi quello che l'entropia suggerisce. Va bene. Non è vero, secondo me, quindi lo contesto, che chi ha fatto l'integrazione totale poi si trova nel problema. Chi si trova nel problema e dice di aver fatto l'integrazione totale non l'ha fatta. In realtà si trova sovente in una situazione in cui le tre sfere si uniscono, di anima, mente e spirito, che sono pallette archetipali sostanzialmente della simulazione mentale, si uniscono per poi ridividersi successivamente. Quindi vivere in un istante in cui c'è una idea, ipotesi di unificazione, seguita però da un periodo in cui l'unificazione non c'è. Nell'istante in cui l'unificazione non c'è, l'alieno torna e ti rifà tutto quello che ti faceva prima. Anzi,
pigiando di più sull'acceleratore perché ha paura che tu prima o poi ti unisca definitivamente e tu e lui non riesca più comunque a dividerti. Il problema fondamentale è legato anche al fatto che ognuno deve lavorare su se stesso, cioè non si può aiutare nessuno. Se te ti trovi ad aiutare qualcuno nel tentativo di risolvere il suo TCT, vuol dire che il tuo TCT non è andato a buon fine e quindi te non puoi vedere nell'altro che lo specchio della tua mancata unificazione. Sì? Il discorso in un piccolo cieco, ma sì. Facevo un ultimo esempio riguardo l'ultimo argomento dei medicinali. Sì. Il problema dei vaccini, sì. Sì. Come lo inquadriamo, sì. Rispetto, sì. Anche, sì. All'entropia, alla diminuzione? Certo, certo. Sì, sì, questo è un aspetto fondamentale. C'è una verità storica e una verità che è stata reinterpretata dalla politica per ovvie esigenze di natura politica. Allora, c'è stato un periodo della storia, allora io sono del 1951, quindi pensate, nel 1951 io all'età di terza, quarta elementare ho fatto tutta una serie di vaccini, c'ho segni del braccio, no? Quindi facevano tre vaccini in uno, e ripetute tre volte queste cose, a sei mesi di distanza uno dall'altro. Ed erano il vaccino della poliomielite, della polio e di altre cose che non mi ricordo minimamente. Io sono uno di quelli che le malattie infettive le ha prese tutte: morbillo, varicella, orecchioni, scarlattina, epatite virale, mi manca la cancrena secca, il marciume radicale e l'AIDS, e poi ho preso tutto, sono ancora vivo. Questa è una realtà storica. Allora, però io capisco una cosa fondamentale, che ai miei tempi la vaccinazione su certe tipologie di malattie aveva un senso. È chiaro che la popolazione non era stata storicamente vaccinata e quindi andava protetta. Quello che succede in un periodo successivo è che io sono stato vaccinato, la mia compagna è stata vaccinata, noi facciamo un figlio che dentro di lui c'ha già gli anticorpi del vaccino per cui noi siamo stati vaccinati. Dunque è evidente che non c'è più bisogno di vaccinarli. Allora c'è qualche cosa di strano. Che cosa succede oggi? Oggi succede una cosa che è estremamente sospetta ed è l'interesse di alcune forze politiche a portare avanti l'idea che bisogna vaccinarci perché le case farmaceutiche che producono i vaccini le devono vendere. Questo a monte del fatto che le case farmaceutiche sovvenzioneranno sicuramente sotto banco quel deputato che farà passare questo tipo di legge. Quindi ci sono delle idee e delle ipotesi di reato sostanzialmente che ti fanno capire come dietro l'idea di voler salvare l'umanità in realtà ci sono degli interessi privati dietro questa cosa. Questo accade non solo per i vaccini, ma che ultimamente sono venuti alla cronaca, per di più ti dicono: va bene, però sai cosa si fa? Ti vaccino anche per delle altre cose che il vaccino prima non c'era, ma ora c'è, ti vaccino così sei sicuro che non prenderai niente. Ecco, nel fare questa cosa qui, il tuo corpo delega ancora una volta il vaccino a difenderti, quindi tu stai ancora, da un punto di vista coscienziale, delegando qualcun altro a risolvere per te il tuo problema. Il tuo problema è che il tuo corpo si deve fortificare e quindi sei tu che devi in qualche modo, il tuo corpo stesso, reagire, fare gli anticorpi, te, perché sennò fra
un po' di anni avremo una società che è sempre più indebolita, sempre più incapace da un punto di vista genetico di riuscire a risolvere questi problemi. Verrà un semplice raffreddore dall'Himalaya che sterminerà 50 milioni di persone, perché te, siccome non sei più in grado di produrre anticorpi, perché sono generazioni che non lo fai più, ma ci sono le case farmaceutiche che ti vendono l'anticorpo, è evidente che da questo punto di vista succederà un po' quello che succede agli alieni. Agli alieni succede questo: loro sono sterili. Perché sono sterili? Sono sterili perché si sono messi in testa che volevano vivere per sempre. Voler vivere per sempre produce questo tipo di problema. Cioè, il tuo corpo ti si indebolisce perché la tua coscienza si rifiuta di vivere per sempre, perché inconsapevolmente la tua coscienza ti vuol far fare l'esperienza della morte, che è quella finale che ti servirà per capire che morire non esiste. Allora, ecco che queste ipotetiche civiltà aliene, che sono sicuramente hanno milioni di anni superiori alle nostre, stanno facendo un percorso di natura antientropica, a cui in qualche modo i nostri governanti, molto poco animici, ci stanno spingendo per interessi privati. Per esempio, e qui ancora una volta ti danno ad intendere che Cristo è morto dal sonno, no? Cioè, un pollo in Afghanistan muore e nasce l'aviaria. Cioè, è morto un pollo in Afghanistan, allora bisogna per quel pollo in Afghanistan vaccinare mezza Europa? C'è qualcosa sotto che non torna. Perché poi, quando tu decidi, ma io veramente non c'ho voglia di vaccinarmi, allora prima cominciano i telegiornali a dire è morto uno, sicuramente aveva mangiato, era stato in Afghanistan 5 mesi prima. Non c'entra una mazza, ma i gestori dell'informazione tendenziosamente, si capisce perfettamente se hai un minimo di coscienza, ti stanno dando l'idea che devi avere paura, perché la paura è uno strumento fondamentale per queste cose, per cui ti devi vaccinare. Si capisce da queste tipologie di comportamento che lo Stato è corrotto sostanzialmente, no? E si capisce un'altra cosa fondamentale, cioè lo strumento della medicina in mano alla réclame e a chi gestisce l'informazione agisce su di te su un canale importantissimo, che è la paura di morire e la paura della sofferenza. Cosa vuol fare la medicina moderna oggi? La medicina moderna non vuole farti morire. Cioè, ci avete pensato? La medicina moderna vuole che tu viva in eterno. Perché? Perché sennò i farmaci non te li vende più. No? Sennò non c'è problema. Puoi anche morire, ma te devi rimanere vivo, e per rimanere vivo devi comprare questi farmaci qui. Ti devi curare in questo modo qua. Devi farti sparire la cellulite, perché la cellulite è una malattia. Io non lo sapevo che la cellulite è una malattia, l'ha detto il carosello. E poi scusa, te vali o non vali? Perché se non vali puoi anche morire un calcio nel culo, tanto sei grassa, chi se ne frega. Se invece sei vali, allora devi vivere. Cioè, ti rendi conto che c'è qualche cosa di allucinante dietro questa cosa qui, no? Che non ha ragione di essere. Il medico parla, quindi lo scienziato, parla con la malattia, non parla con il paziente. Te sei in ospedale, sei lì sdraiato, viene lui, dietro i medici, dietro i dottorandi, così a scalare. Lui, con le mani in tasca, è il medico che sta dietro, che prende la cartella clinica e gliela mette, perché lui non muove le mani, le mette in tasca. La PNL qui ci fa un libro, ci scrive. Guarda, dice qualche cosa a quel tizio, scrivono qualcosa, rimettono la cartella attaccata al lettino e se ne vanno. A te manco buongiorno, ti hanno detto. Perché? Quando io mi sono ciecato, a un certo punto sono andato in ospedale. In ospedale mi hanno curato. Ma non hanno curato me, hanno curato i sintomi della malattia. Non hanno curato il malato. Quindi quando io sono rimasto ciecato, ma i sintomi sono scomparsi, mi hanno detto che ero guarito. E io ho detto al medico, ma io sono ancora ciecato. No, tu sei guarito. No, io sono ciecato. No, tu sei guarito. È da lì che si capisce che il medico italiano, per quanto bravo sia, ha tutte le apparecchiature importanti, ha fatto un sacco di studi, sa fare bene le sue cose, non lo metto in dubbio. Però gli manca, il medico italiano, glielo insegnano così, a parlare col malato e a capire che il malato e la malattia sono la stessa cosa.
La malattia è una estrusione, è un'espressione che il malato esprime sul proprio corpo all'esterno, perché ha bisogno di capire delle cose. Quindi non si può parlare con la malattia, cioè con la parte esterna del fenomeno. Devi parlare con il malato, perché attraverso solo la parola te lo puoi guarire. E su questo non c'è il minimo dubbio. Quindi capite che cosa? L'idea del farmaco che ti danno apposta per guarirti di una malattia che non esiste, come per esempio l'idea dei vaccini, pompando sul fatto che i vaccini ti fanno morire, è qualche cosa che dentro di te dice, porca puttana, poi a me non mi interessa, ma il mio bambino. Perché a te non ti interessa? A te ti deve interessare di te, il tuo bambino si interesserà di lui. Il mondo della coscienza integrata vede che ognuno si deve interessare di se stesso, non che io mi interesso di un altro, punto numero uno. E poi c'è l'aspetto fondamentale, che allora quando è che uno guarisce? No? Il medico che cosa pensa? Il medico italiano pensa che la malattia sostanzialmente sia la vita e che tu guarisci quando muori. Dimmi, tell me. Riguardo la formula. Sì. Ma oltre, cioè, insomma, oltre te, nessun altro si è accorto che c'è anche il segno meno? Certo, se ne sono accorti, diciamo storicamente, se ne sono accorti due fisici che si chiamavano Klein e Gordon, che hanno fatto un'equazione, l'equazione di Klein e Gordon, che voleva mettere insieme la fisica della relatività di Einstein e la fisica quantistica, perché queste due fisiche sono tra di loro decisamente incompatibili, è inutile dircelo, sono incompatibili. Perché nella fisica quantistica, guarda caso, la gravità non torna. Cioè questa, la gravità quantistica, te puoi fare tutti i calcoli che vuoi, ma finora non si è capito bene come funziona. Ma non sarà perché a qualcuno gli potrebbe venire in mente la gravità non c'è. O meglio, c'è l'idea che qualche cosa abbia massa, ma la massa è solo qualcosa che tu senti. Un fenomeno collaterale di qualcos'altro, no? Einstein si era inventata la piegatura dello spazio-tempo. Le mele non cadono sulla Terra, ma c'è lo spazio-tempo della Terra che viene piegato, costruisce una buca spazio-temporale in cui la mela ci casca dentro, no? Invece, secondo la fisica quantistica moderna, lo spazio-tempo non si piega affatto, rimane rigido, dritto, perfetto, eccezionale, quindi non c'è nessuna ragione per cui debba esistere la forza di gravità. Klein e Gordon fanno questa formula, arrivano a un fondo e si rendono conto che l'equazione d'onda, perché allora loro calcolano un'equazione d'onda, ha due soluzioni. E allora sai cosa fanno? Ti dicono, ma qui c'è qualcosa che non va. Però siccome noi non possiamo aspettare che la scienza progredisca e che ci dia retta, sai cosa si fa? Si prende l'equazione d'onda, ci si fa il quadrato. E così anche loro lì hanno risolto il problema. Ma lo stesso problema dell'energia negativa c'è nella fisica quantistica, nell'equazione di Heisenberg, che è legata alla probabilità. La probabilità, guardate, che i fisici sono furbi, La probabilità che un evento accada. Una volta, prima che ci fosse la fisica quantistica, c'era la certezza che un evento o accadeva o non accadeva. Doveva accadere oppure no. Invece la fisica quantistica dice c'è un certo tipo di probabilità che questa cosa accada oppure no e calcola la probabilità. E la probabilità la calcola utilizzando quella che è la funzione d'onda della particella che deve andare a sbattere contro un'altra particella, per esempio. Vediamo che probabilità c'è. Allora, siccome la funzione d'onda sostanzialmente è un'onda e siccome quest'onda è fatta così, no? E qui ci sono delle parti negative. Allora, phi, mettiamoci la funzione d'onda, queste parti negative dell'onda producono una probabilità che se la funzione d'onda fosse la probabilità, ha una probabilità negativa. E cosa vuol dire una probabilità negativa? Ma chi lo sa? Allora sai cosa si fa? Si fa tutto al quadrato. E così la probabilità viene espressa come la funzione d'onda sostanzialmente proporzionale alla funzione d'onda al quadrato. Così io
invece c'ho una funzione fatta così, che cose negative non ce l'ha più, e qui c'ha un significato, c'ha un significato. Quindi se la fanno tornare, sostanzialmente, se la fanno tornare, perché si abiura in qualche modo lo stesso strumento che ti ha permesso di fare i conti, la matematica. Hai utilizzato la matematica, ci hai creduto, hai detto che la matematica va bene, e quando ti dà un risultato che a te ti fa schifo, dici no, questo non lo considero? Su quale base? Nessuna. L'energia negativa non ha senso. Come l'energia negativa non ha senso? L'energia negativa ha un senso, e come? C'è l'antientropia, quindi c'è l'energia negativa. Questo su alcuni 200-250 lavori di fisica quantistica moderna c'è l'energia negativa. Qualcuno se n'è accorto, ma sai com'è difficile in qualche modo far passare questo concetto fondamentale? Perché questo concetto fondamentale è legato a tutta un'altra serie di cose che influenzano la religione, la politica, il modo di gestire la società. Per dire, ma come, questa è fisica, che mi frega a me delle particelle nella scatola, particle in a box, il problema della particella nella scatola in fisica è importantissimo. Cosa c'entra con la società? C'entra perché il fatto che esista un'energia positiva ed un'energia negativa ti dice che l'universo, per ovvie ragioni di simmetria, è nato lo chiamano mare di particelle virtuali in cui non c'è dentro niente. L'universo prima non c'è, e a un certo punto dal niente nasce una cosa che si divide in una cosa e in un'anticosa, con uno specchio nel mezzo, con un piano di simmetria, una cosa e un'anticosa. Questa cosa avrà una massa, avrà un'energia positiva, farà le cose così. L'altro, cambiato di segno. Questo vuol dire sostanzialmente, da un punto di vista puramente sociologico, che tutto è duale in questo universo virtuale, perché tu lo vedi così, perché l'universo l'hai creato te così. E allora il fatto che sia duale ti fa capire che non c'è la categorizzazione che ti fanno credere è una categorizzazione che soffre di questo problema del duale. Cioè ti dicono, voti a destra o voti a sinistra? Perché te ti devi categorizzare. Chi sei? Sei cattolico o sei musulmano? Sei grasso o sei magro? E sei buono o sei cattivo? Sei pro-americani o pro-russi? Credi in una società comunista o in una società del mercato libero? E te, non sapendo lì per lì cosa fare, ti fai categorizzare. Se resisti alla categorizzazione, ti dicono, ma non voterai mica per quelli lì che sono cattivi. Ma voi fate schifo. Va bene, vota per noi, ma tappati il naso. Noi siamo negli ultimi 20 anni, ci stiamo tappando il naso. Io no, perché io sono 40 anni che non voto più. Ho smesso di tapparmi il naso. Ma lì si capisce che questa dualità che tu hai creato, cioè la presenza di un'energia positiva e di un'energia negativa, ci dice che l'universo è duale, ci dice che l'abbiamo creato noi, e ci dice che fino all'istante in cui non ce ne accorgiamo, noi non avremo capito che abbiamo avuto il bisogno di creare una dualità per comprendere che la dualità è finta. Cioè nell'istante in cui tu vivi in questa dualità e non sai per chi votare, a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, a destra, a sinistra, te in qualche modo sarai in mano di qualcuno che ti decide, ti categorizza e ti dice te sei a destra, lui è a sinistra. E il divide et impera è il sistema migliore per poter mantenere il proprio governo, il proprio potere, no? Marchionne, quando ha avuto problemi con gli operai della Fiat, che lo volevano linciare, Marchionne ha detto sì, sì, va bene, ragazzi, parliamone. Allora, intanto si fa un referendum all'interno della Fiat in cui voi potrete votare per la caramella rossa o per la caramella blu. In quel momento gli operai si sono cominciati ad ammazzare tra di loro e hanno smesso di ammazzare Marchionne. Cioè, Marchionne, intelligentemente parlando, perché non era uno stupido, ha fatto lo stesso discorso che faceva la Gelmini, che per quanto stupida qualcuno gli ha suggerito di fare così. Gli ha detto, ecco, con gli studenti, ci sono gli studenti ricchi e gli studenti poveri, che ce l'hanno tutti con la Gelmini. E cosa si fa? Ha detto, parliamone, e ha messo contro gli studenti della Bocconi, contro gli studenti poveracci delle altre università meno ricche e meno prestigiose, e così gli studenti si sono fatti la guerra tra di loro. Funziona in questo modo.
Funziona come fa la massoneria a mantenere il programma? A mantenere il programma? Si inventa due partiti che ovviamente foraggia tutti e due, perché chiunque vinca, vinca sempre la massoneria, e ti fa credere che tu stai combattendo contro un altro, che sei sempre te stesso. Così intanto sei impegnato nel credere di fare una battaglia che non c'è, che non esiste. Dietro il concetto di energia positiva e di energia negativa c'è un riscontro immediato sulla società di oggi che ti fa capire che te non lo devi sapere che c'è l'energia negativa, che ci sono gli antifotoni, perché sennò te capisci anche un sacco di cose. Capisci anche che tu sei il creatore dell'universo, perché dietro il fatto che ci sia questo tipo di operazione c'è il fatto che il fotone e l'antifotone, quando si sono creati, capisci che per mantenere l'entanglement, cioè il piano di simmetria, quando il fotone diventa antifotone, l'antifotone deve diventare fotone, così si mantiene sempre il piano di simmetria. Capisci che se mandi questi due oggetti, uno a destra e un altro a sinistra, come due lampadine che si accendono e si spengono, fotone antifotone, ma te vedi solo quando è acceso, fotone. Te vedi le due lampadine che sono sempre accese, credi che siano i due fotoni della vita e non capisci come mai sono in entanglement tra di loro. Sono in entanglement tra di loro perché si sono formati da un unico evento e sono in controfase l'uno con l'altro, uno più, l'altro meno, quando l'altro è più, l'altro è meno e così via. Quindi non sono entangled tra di loro in realtà, ma sono entangled con te che sei il creatore dell'universo. Tu, nell'istante in cui ne prendi uno di questi due fotoni e gli cambi la sua, lo suo spin, la sua, il suo segno, da più lo fai diventare meno, quell'altro immediatamente cambierà. Perché? Perché tu, cambiandone uno che hai creato, stai inconsapevolmente cambiando anche l'altro che hai creato sempre. Quindi l'entanglement è la prova fondamentale che tu sei il creatore dell'universo. E porca puttana, ma tutto questo non sarebbe vero se esiste solo l'energia positiva. Quindi è meglio che l'energia negativa non si sappia. Domanda rapidissima perché è legata al discorso che hai fatto prima, poi passo subito la parola alla persona davanti. Hai parlato prima giustamente di la paura, no? Sì. E dici, se una persona decide veramente di voler guarire, guarisce al di là di tutta la storia dei farmaci di qualunque tipo. Però ci sono migliaia di anni di trasmissione di paura. Se vogliamo fermarci a una vita sola, ci può essere un'educazione che una persona ha ricevuto prima dalla famiglia, poi dalla scuola, da un sistema, magari è cresciuto nella paura. Quindi sono molto belle le parole, però non so se è molto facile liberarsi questa paura. Ovviamente, questo è l'aspetto del condizionamento del sociale. Cioè, noi nell'istante in cui entriamo in una scuola, comincia il nostro grande condizionamento, dove ci insegnano che il mondo è duale, tutto lì. Allora, quello che succede quando il bambino piccolo, quando cresce, fa frattalicamente lo stesso tipo di percorso che ha fatto l'uomo della pietra fino a oggi. È identico, perché se l'universo è vero che è un frattale, noi dobbiamo vedere lo stesso tipo di svolgimento in tutte le cose. Quindi ci sono le solite tre tappe, prima, seconda e terza. La prima tappa tu sei felice e totalmente incosciente. La seconda tappa ti ammali perché credi di avere un problema da risolvere, ma l'entropia ti aumenta sempre perché non sei più stupido come prima, ma hai qualcosa da risolvere. Quindi ti fai una domanda, la tua coscienza sta aumentando alla ricerca di una risposta. Terza fase, guarisci perché la domanda che ti sei fatto ha una risposta. Quindi nella terza fase e nella prima fase tu sei contento. La prima fase però sei completamente stupido, nella terza fase hai capito tutto. Quindi quello che ti ha aumentato è solo l'entropia del sistema. Allora, queste sono le tre fasi dell'evoluzione. Queste tre fasi di evoluzione vengono misinterpretate, mistificate da quello che è il potere. Il potere ha una sola possibilità. Per mantenere il potere bisogna mantenere l'entropia del sistema il più basso possibile. L'entropia non si può fermare, la puoi rallentare fino a quasi la fermatura, lo stop generale, ma non si può. Quindi noi siamo condannati al mondo felice, sempre, in ogni caso. Quello che chi comanda può fare nel frattempo è solo tentare di rendere questo percorso il più difficile possibile. Per fare questo bisogna che l'entropia
rimanga il più basso possibile. Che cos'è che è legato all'entropia? La misura della geometria del sistema. Quindi ti devo creare dei piani di dissimmetria, no? Di simmetria. Il sistema deve essere mantenuto diviso. Quindi tu devi essere diviso, devi considerare che i maschi sono diversi dalle femmine, devi considerare che i bravi sono diversi dai cattivi, devi considerare che non si può fare il TCT, perché se fai il tira de color test la tua parte animica e la tua parte spirituale si uniranno. Grave questo, perché allora acquisisci consapevolezza che non ti permetterà da una parte di essere più preso dagli alieni, ma non ti permetterà neanche più di essere preso da Renzi che ti dice che devi votare per lui. Quindi il problema è sempre lo stesso, tra alieni e alienati non c'è grande differenza. Quello che conta è che quindi che in questo percorso tu rimanga separato. Per la separazione ha una sua misura, ne ha tante. Una delle misure sociali è la paura. Più paura hai, più separato sei. Nell'istante in cui tu non hai più paura, perché dentro di te sei coeso in qualche modo, che sai che nessuno ti potrà fare del male perché tu sei il creatore dell'universo e quindi nessuno può fare niente per se te non vuoi, nessuno, la paura in quell'istante si evapora e diventa evanescente. In quell'istante nessuno può più dirti cosa devi fare e cosa non devi fare e i tuoi condizionamenti cadono. Nell'istante più doloroso della tua vita, i tuoi condizionamenti cadono. Te fai il tira de color test, unisci le sfere, fai un po' come ho fatto io, che nell'istante in cui io ho tentato di fare questa cosa, non so quanto bene ci sia riuscito, ma nell'istante in cui ho riaperto gli occhi, non mi faceva più paura niente. Forse ero diventato incosciente? O forse ero diventato coscientissimo, visto che gli estremi come il nulla e il tutto si toccano, no? Comprendere questo ti fa, da una parte forse torni a essere quel bambino piccolo inconsapevole di sé, il quale crede che tutto l'universo sia ai suoi piedi, no? Perché questo accade? Questo accade perché il bambino piccolo è venuto qui per studiare, per comprendere, per capire la separazione, vivere all'interno della separazione e comprendere che la separazione è una cosa virtuale, che non esiste, che la morte non c'è e che alla fine tu diventerai. Torni a essere quello che eri prima, unito, ma questa volta sapendolo. Allora, il bambino piccolo, che è estremamente egoico, proprio per questo, perché è il centro dell'universo da un punto di vista psicoanalitico, in realtà ha una visione dell'universo più olistica della nostra, perché noi siamo immersi in una marea di dubbi, che sono iniziati quando abbiamo messo i piedi a scuola. Il bambino piccolo, non ti dico che ha ragione, il bambino piccolo vede tutti gli altri al suo servizio, come qualsiasi coscienza integrata vede tutti gli altri che fanno parte di te. Gli altri sono te, sei te. Il bambino piccolo però lo vede da un punto di vista egoico, cioè lui e basta. Lui particella, non ha fatto l'esperienza della onda, non ha capito che lui è anche la probabilità di essere tutti gli altri, non ha capito che cosa vuol dire con comunione, brutta, bella parola che è stata presa dalla Chiesa Cattolica e stravolta totalmente. Comunione, insieme siamo una cosa sola. No condivisione, comunione. In quell'istante poi il bambino piccolo fa la sua esperienza, diventa grande, e in quell'istante comprende che aveva ragione il bambino piccolo quando si vedeva l'universo attorno a sé al suo servizio. E non, il bambino piccolo fa i miracoli, no? Il bambino piccolo si sbuccia una mano, piange e la mamma gli dice: guarda, fai così, recita questa storiella, dai 3 bacini alla feritina, vedrai che la ferita ti guarisce. Te dai 3 bacini, la ferita guarisce, perché lui pensa che sia così, lo fa e guarisce. Fallo fare un professore di fisica, gli dà 3 bacini, ma te sei scemo. Ma perché il bambino piccolo riesce a fare il miracolo e il professore di fisica no? Perché il professore di fisica è andato a scuola.
E lì gli hanno detto che queste cose non ci sono, non esistono, non si può fare. Sai quanti bambini piccoli vedono Laura da piccolo, no? E poi crescono e dicono, ma i miei compagni non la vedevano. Allora il maestro mi ha detto che io sono una creatura del diavolo. La mamma mi ha portato dallo psichiatra. Alla fine non l'ho più vista questa cosa, meno male sono guarito. No! Prima eri guarito, ora sei ammalato. Allora questo percorso è un percorso di non separazione che noi dobbiamo fare. La separazione è legata alla paura. Perché? È legata alla paura perché l'universo è un frattale. Quindi nell'istante in cui l'universo si è creato, che essendo che l'universo è non locale, questo è lo stesso istante in cui l'universo si è creato, c'è un unico istante praticamente in cui accade tutto, nell'istante in cui cerchiamo di isolarlo temporalmente, l'universo si è creato, la coscienza si è divisa in due. Da lì è nata la dualità. Nell'istante in cui la coscienza si è divisa in due, una delle due coscienze in qualche modo ha parlato al maschile e l'altra ha parlato sostanzialmente al femminile. Una delle due coscienze ha detto, il maschio, sei stata te. L'altra coscienza ha detto, non è colpa mia. Ecco che vedi il femminile e il maschile all'inizio, uguale. Che noi ci ritroviamo nella società di oggi, a caduta libera, perché è un frattale. In quell'istante, con la divisione, nasce una cosa fondamentale, che è l'idea della paura. Oddio, cosa ho fatto? Ho perso un pezzo di me. Il bambino piccolo, quando fa la cacca, che cammina sul pavimento, vede che ha perso un pezzo di sé e cerca di prenderselo e rimetterselo in bocca. Questo è un po' quello che fa, che faceva, e la coscienza dice, e ora? In quell'istante, un istante prima no. Perché un istante prima c'è la coscienza, quindi non c'è niente. Un istante dopo nasce la dualità, quindi c'è il dover fare qualcosa. E ora la coscienza, le due coscienze si chiedono che cosa devono fare e comprendono una cosa fondamentale. E noi, è lo stesso cammino che noi dobbiamo fare per vincere la colpa. Perché ora ti dico da dove viene la colpa. La colpa viene da questo istante. Uno fa il TCT, lo capisce, lo comprende, la colpa non ce l'ha più. Rivive l'istante primordiale in cui questo momento di colpa c'è stato e capisce che la colpa nasce dalla separazione. Una qualsiasi separazione che tu hai vissuto nella tua vita, ti sei sentito colpevole di qualcosa. È quella parte lì. Il loop nasce da qui. La coscienza si divide in due. Capisce una delle due parti che deve fare l'esperienza della dualità per comprendere che la dualità non esiste e quindi per potersi riunire. Quindi bisogna da questo lato che la separazione vada avanti. Ma più va avanti la separazione e più la coscienza perde consapevolezza di sé, perché la coscienza sa che ha la consapevolezza totale solamente quando sarà unita. Quindi vorrebbe riunificarsi, ma se si riunisce non finisce il suo percorso coscienziale, non capisce cos'è la separazione, quindi lei non saprà che cos'è. Se si separa, ha paura di perdere la coscienza di sé perché si sta separando. È lo stesso problema che ogni essere umano ha sulla razza, sulla faccia della Terra. Cioè, quando te hai una relazione con un altro, dentro la tua testa c'è questa dicotomia. Se lo lascio, come faccio? Se mi metto insieme, come faccio? Ecco. Cioè, pensateci, perché questa è la stessa sostanziale paura che ha a che fare con che cosa, quindi? Qualsiasi tipo di separazione ha a che fare con un processo separativo. La separazione, comunque venga vissuta. Comunque venga vissuta, ecco. Allora, la paura che il governo ti dà, che chi governa, alieni o alienati che siano, ti danno, gioca sulla tua paura atavica, l'unica paura che ha una vera ragione di esistere, cioè la paura della separazione, perché noi siamo qui per studiare la separazione, quindi la lingua batte dove il dente duole, devono agire su quella cosa lì. Quando te capisci questo e capisci anche che è tutto finto e che te sei il creatore dell'universo e che te hai abbattuto tutte le barriere in realtà del tuo comportamento, quindi non hai più paura di apparire, paura, apparire come sei, ma non hai più bisogno di vestirti in un certo modo per far credere all'altro che tu sia di un certo tipo, non hai più bisogno di parlare con l'altro sempre per telefono, per computer, per citofono, per telefonino, ma fai come fa il femminile, col proprio corpo, ma se mi mostro a quell'altro, quell'altro vede veramente come sono e io, siccome mi faccio schifo, non voglio farmi vedere come sono. Quindi il maschile ha sempre bisogno, nel parlare con l'altro, nel comunicare con l'altro, di metterci di mezzo un computer.
La parte femminile no, quando mi scrivono le donne, dopo la terza mail mi mandano la loro fotografia. Ho bisogno di vedere, di dirle come sono fatta. A me che mi frega, no? È un istinto incredibile, è così. E la PNL poi parla chiaro su questa cosa qui, non c'è niente da fare. Quindi si abbatte la paura sapendo che la paura è dettata dalla separazione e te capisci chi ti vuole mettere paura perché capisci che è quello che fa un discorso separativo. Grazie professor Malanga, anche perché io 2 mesi che sto vedendo i suoi video per YouTube e prima non la conoscevo, e quindi grazie perché mi ha rivoltato dal basso verso l'alto con le credenze che avevo religiose, scientifiche. Creato un mostro. È abbastanza. Però devo anche ringraziarla perché si vede in lei proprio la forza della verità, e quindi è qualcosa che raramente si vede. Poi le volevo chiedere una mia piccola curiosità, perché ai tempi che facevo scuola mi è sempre rimaste impresse le equazioni di Maxwell, sì, che però trovavano i testi, almeno quelli che vedevo io, alla fine delle formule una parentesi grafa con 3 puntini dentro e chiusa parentesi grafa, e che mi è stato sempre spiegato che erano formule, parte di formule che non serviva a niente. Adesso io mi chiedo, c'è qualcosa che c'è stato occultato? Dunque, qui c'è una storia che riguarda un po' la storia di Maxwell, perché Maxwell era un po' come Lavoisier, cioè erano sostanzialmente alchimisti. Maxwell aveva fatto queste formule e la storia dice che gli aveva dato anche molta poca importanza, perché quello che piaceva a Maxwell era la teoria dei quaternioni. La teoria dei quaternioni è una cosa molto più complicata, che viene presa solo oggi in esame perché permette di descrivere un corpo in movimento rotazionale attorno ai diversi assi. Quindi su questo ci hanno fatto un sacco di lavori, anche di natura quantistica, anche molto complicati, perché dopo i quaternioni sono venuti gli octonioni e così via, che usano, di cui nessuno ha magari sentito parlare, che usano i numeri immaginari, cioè tutto basato sulla radice di meno 1. Numero immaginario che in realtà ha una sua importanza fondamentale, perché il numero immaginario è l'immagine di qualcosa, quindi è la descrizione, dal nostro punto di vista coscienziale, dell'altra parte dell'universo. E i numeri immaginari ci permettono di stabilire che cos'è pi greco. Se non ci fossero i numeri immaginari, con le formule di Eulero, pi greco non sarebbe stato definito. Quindi, e c'è una cosa fondamentale dei numeri immaginari, apro una brevissima parentesi, che il prodotto di 2 numeri immaginari o il numero immaginario elevato a un numero immaginario, quindi iperimmaginario, da un numero reale. Questo ci fa capire come si può descrivere l'universo evideonico. Poi un giorno magari faremo una conferenza su questo, ma è un po' più complicata. L'universo evideonico si basa sul fatto che l'asse dell'energia è un asse immaginario, immaginario, perché l'universo è virtuale, ma attraverso una serie di operazioni l'asse immaginario diventa immaginario elevato all'immaginario e quindi diventa un numero reale. Quindi si capisce come l'universo frattalico, evideonico, olografico, che è sostanzialmente immaginario, viene perfettamente descritto da quei numerini lì. E Maxwell quindi è passato alla storia attraverso le equazioni di Maxwell. Nell'ultima equazione di Maxwell, quello che conta di più e che è piaciuto tanto ai fisici quantistici è che all'interno dell'equazione di Maxwell c'è la teoria di Einstein, c'è la teoria della relatività. Facendo alcune elaborazioni viene fuori la relatività. Siccome la relatività piace tantissimo ai fisici moderni e non la ammazzerebbero mai dicendo è superata, allora Maxwell ha avuto la possibilità di avere successo. Ed è stato un successo da questo punto di vista politico, dal mio punto di vista, perché sennò magari avrebbe avuto un successetto
che magari non sarebbe stato quello importante della struttura poi che ha dato poi la struttura ai campi elettromagnetici che noi studiamo. Maxwell credeva che le cose più importanti fossero i quaternioni, almeno storicamente, nella storia della scienza si dice questo. Non credo che ci sia nulla di nascosto. Il problema del nascondimento dietro le formule è legato a una cosa diversa, che è la consapevolezza con cui tu guardi una formula. Guarda, facciamo un esempio. Vediamo se mi riesce di spiegarlo. Con una formula semplice. Allora, E alla X uguale 1 più X diviso M elevato alla M. Allora, io non so che cos'è X, va bene? Io, guardate che nelle matematiche, nella fisica c'è scritto tutto, quindi non bisogna andare a inventarsi cose strane. C'è scritto tutto, basta però saperle interpretarle con una certa consapevolezza. E a seconda di come tu interpreti le cose, ovviamente puoi dare un risultato diverso, come ho fatto vedere prima la persona messa nell'apparato di risonanza magnetica nucleare, no? Ti dai un risultato, la formula viene identificata, il risultato viene descritto in un certo modo dai fisici, dai neurofisiologi e da me per esempio in un altro modo. Allora, io voglio sapere che cos'è X. X è una cosa che non so che cos'è. Per esempio X potrebbe essere pi greco, io mi chiedo ma pi greco che cos'è? Che numero è? Che precisione ci avrà? Come farò io a sapere come è fatto pi greco? Allora scrivo E elevato alla pi greco uguale a 1 più pi greco diviso M, tutto moltiplicato a M. Va bene, ma M che cos'è? M è un numero, se te ci metti un numero basso, 1, 2, 3, 4, lo scegli te, pi greco da questa parte e da questa parte viene un numero brutto, viene 3,15, 3,12, 3,10, non viene 3,14, 15, 9, quello che deve essere. Mano a mano che M aumenta, qui e qui, ci metti 100, 1000, 2000, 3000, 100.000, 1 milione, 1 miliardo, X, cioè pi greco, diventa sempre più preciso. Che cos'è M? Un numero. No, è un numero che rappresenta qualcosa. Sempre. La formula rappresenta qualcosa, la formula di per sé se stessa non serve a niente. M è una misura della tua consapevolezza, perché M è la rappresentazione di quante volte tu hai fatto l'iterazione, di quante volte tu hai fatto l'esperienza, di quante volte tu hai fatto il calcolo. Più volte l'hai fatto, più volte hai capito, più volte hai compreso. M è un numero che rappresenta la consapevolezza di X. E quindi ecco che in questa formula matematica banale ci puoi mettere con X qualsiasi cosa e ti viene. Ti viene esattamente lo stesso numero. Quindi renditi conto, dentro la formula della matematica c'è tutto. Solo che devi capire, o meglio, ti devi chiedere, ma M cos'è? Perché se non te lo chiedi, allora è finita. Domande brevi. Credo che siano molto brevi. Ciao, sono qua. Innanzitutto grazie. Prego. Qua. Sì. Ciao. Allora, ricollegandomi alla domanda che ti ho fatto prima sul discorso della paura, avendo sentito tante volte che parlavi della scuola, no? Una domanda un po' egoista. Io un bambino di 4 anni e mezzo, che gli sto già rompendo le scatole con tutti i discorsi che farei, più o meno da quando capisce e interagisce con me. Un consiglio su come posso aiutarlo ad affrontare meglio la scuola, sia elementari anche quando diventa grande, che per la testa che adesso sarà durissima. Sì. L'altra domandina rapida è la coscienza, quando ha iniziato a creare il tutto, diciamo, una specie di genesi, come l'ho capita io. Sì. Per conoscere se stessa, no? Piante e animali, cioè tutta la sfera del vivente che non sono gli esseri umani, come li contestualizziamo in questa cosa? Grazie. Allora, il mio punto di vista è che il bambino piccolo è piccolo, ma non ha un'anima piccola, non ha uno spirito piccolo, non ha una coscienza piccola, ha una coscienza. Quindi trattare un bambino piccolo da piccolo, secondo me, è sbagliato. Cioè, non è corretto, non è giusto. Il bambino piccolo è piripiri, cioè parla normalmente.
Se un bambino piccolo, se il bambino piccolo capisce, per esempio il triade color test fatto dai bambini piccoli, gli dici una sola volta come si fa, lo fa. E capisci che è più, invece noi abbiamo una sovrastruttura mentale allucinante per cui te lo devi convincere uno. Quindi ci sono delle barriere che il bambino piccolo, il cucciolo di mammifero sostanzialmente, di uomo, impara perché in parte le nozioni ce l'ha dentro. In realtà devo dire ce l'ha tutte dentro, perché noi gli facciamo solo ricordare le cose, no? Quando io vado a lezione non insegno niente a nessuno, ti metto nelle condizioni di ricordare chi sei, che è questa la questione. Io quando dico a un bambino una cosa, sto cercando di attivare nel suo cervello quei circuiti neuronali che gli faranno ricordare, perché lui ci penserà, chi è, e questo se lo potrà ricordare solo se ha, se fa dentro di sé, fare, è importante, un atto di dedizione al cercare di capire che cosa sto dicendo. Cioè un atto di volontà, sostanzialmente nel voler capire. Perché se te non vuoi capire, allora non capisci. Ma perché sei te che hai deciso che non ti interessa, o che è troppo faticoso e che è difficile. Il bambino piccolo si trova di fronte ad una scelta, sempre. La scelta è sempre duale, non esistono scelte ternarie. Ed la scelta è duale perché l'universo è duale, quindi tu ti trovi sempre di fronte a una porta, non ti troverai mai di fronte a tre porte. Se la scelta è ternaria è perché prima scegli tra la prima e la seconda, poi tra la seconda e la terza, poi tra la terza e la prima. E quindi una scelta doppia lo fai rapidamente, una scelta già ternaria, il tuo cervello deve fare un casino di calcoli, ma fa sempre una scelta tra due. E la scelta tra due è sempre quella, cioè si deve scegliere in un comportamento se fare una cosa o farne un'altra. Se fare una cosa, che cosa è bene e che cosa è male? Non è bene e male, allora il bene e il male non ci sono. C'è l'idea che il bene e il male esista, ma questa idea gli altri ce l'hanno perché hanno una consapevolezza diversa e vedono il mondo in un modo differente. Non è obbligatorio vedere il mondo tutti come lo vede il papa, o come lo vede la mamma, o come lo vede il babbo. Te guarda e da solo tira fuori quello che devi tirare fuori. Se poi c'è qualcosa che non ti torna, me lo chiedi a me e io ti dico come la vedo io. E insieme vediamo quali delle due visioni, la mappa del territorio, sarà quella più corretta. Punto. Quindi si mette in discussione il fatto, ma non si dice l'altro ha torto. L'altro la vede così. Perché magari potrebbe avere ragione, secondo me no, secondo te? Secondo me è così, magari fra qualche anno hai una conoscenza diversa e quindi la vedrai in un modo differente, quindi è tutto molto fluido. Questo fa capire che non ci sono i buoni e i cattivi, che i cattivi sono quelli che ti danno una pugnalata, ma ti danno una pugnalata perché sono stati costretti dagli eventi della vita a darti una pugnalata, perché se quegli eventi non fossero accaduti, quello lì non era lì a darti una pugnalata. Ti danno una pugnalata anche, ma questo è qualcosa di più difficile, perché tu ti sei messo in disarmonia con l'universo e l'universo, che è anche l'altro, si ribella a te. Tu cerchi di fare, di costruire una casa, guarda gli esempi che posso fare, no? Una casa dove non ti hanno detto che non si può costruire e la natura ti punisce perché viene una frana e ti crolla. Quindi te devi fare sempre le cose che senti armoniche con l'universo, l'armonico dell'universo, la seconda parte della domanda. Noi dobbiamo vivere in armonia con l'universo. Come si fa a vivere in armonia con l'universo? Non voglio dire una cosa new ageana, non è new ageana, bisogna amarlo l'universo. L'universo è la tua creazione, quindi non disprezzare la tua creazione. La tua creazione non va assolutamente sottovalutata e disprezzata. Anche una merda che pesti per la strada è una tua creazione. In questo contesto la coscienza pervade l'universo. Lo sapete perché? Ora dovrei fare un discorso lungo, lo voglio fare corto. Perché l'acqua è la molecola della vita? L'acqua è la molecola della vita perché c'è una legge di fisica, che poi è una legge dei campi sostanzialmente, che dice che tutte le cose emesse in un campo che hanno una vibrazione, De Broglie diceva, ogni corpo può essere rappresentato da seno di omega t più fi, cioè un corpo che si muove con una vibrazione. Questi corpi, se hanno una particolare vibrazione simile tra di loro, se messi in un corpo, cominciano a oscillare con la stessa vibrazione del campo. Bene, le molecole di acqua, ce l'avete presente il filmato dei pendoli giapponesi su YouTube, che si mettono insieme a
partono ognuno con la sua frequenza e poi alla fine trum, 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 tutti quanti insieme. Sapete perché succede quella cosa lì? La gente non ci pensa, ha fatto dei calcoli tremendi. Perché se il sistema aumenta la sua entropia simmetrizzandosi, quindi tutti i pendoli a destra e a sinistra sono perfettamente simmetrici rispetto a tutti i pendoli che fanno ognuno quello che vuole lui. Quindi i pendoli sono come noi, come le molecole di acqua del nostro corpo, 99,9%, diceva Emilio Del Giudice, molecole di acqua. Queste molecole di acqua sono come dei pendoli, ci sono i lavori scientifici, non sto dicendo una puttanata che mi sto inventando ora, si comportano come pendoli e quindi si mettono in risonanza tra di loro. Quindi quello che accade è che questo tipo di molecola, l'acqua, è quella che permette a tutti gli esseri viventi di entrare in un campo di risonanza morfico, direbbe Sheldrake, che comunica te con tutti gli altri. Quindi la molecola dell'acqua è la molecola della vita, intesa che la coscienza si espande semplicemente in questo universo se c'è l'acqua nel mezzo, perché se l'acqua non c'è, le cose non tornano. L'informazione, che è l'oscillazione del campo, non si espande e quindi l'informazione, che è anche cambiata di segno, l'entropia del sistema, meno logaritmo dei microstati uguale S uguale meno I, dice così la fisica termodinamica, l'entropia, l'informazione, cioè tutto quello per cui tu sei venuto qui a fare qualcosa, l'informazione, a comprendere chi sei, non passa. Ecco perché la vita è basata sulla molecola di acqua e non su altre molecole, che ci potrebbero essere molecole simili. Forse gli alieni ce l'hanno, quando ti ficcano nel cilindrone con l'acqua dentro e fanno una copia di là, vuoi vedere che usano un sistema di questo tipo per creare delle risonanze tra te e l'impronta nell'acqua, come si diceva prima, con quell'altra cosa, no? Te, vedi, ecco, quindi sostanzialmente noi siamo anche l'altro. In questo contesto, perché siamo l'altro? Perché la nostra coscienza, qualsiasi segnale dia, la può in qualche modo con questo campo morfogenetico la puoi espandere ad altre parti di te, quindi sentirsi unificati con tutto. Cosa, da un punto di vista psicoanalitico, sapete come questa cosa accade? Accade quando te guardi un tramonto o un albero o un animale o un filo d'erba e in qualche modo vorresti essere la cosa che stai guardando. Quella è quella cosa che io dico la sovrapposizione di stati quantici, cioè te ti sovrapponi a quell'altro volendo essere lui. In quell'istante te e lui siete la stessa cosa. Ecco, questo è il rapporto che c'è tra noi e tutto il resto. Dentro c'è un campo morfico con le molecole d'acqua. Noi siamo costruiti a immagine e somiglianza. Sì. Dunque, noi siamo costruiti a immagine e somiglianza. C'è una cosa nella Bibbia, mi sembra 1:27, della Genesi, che dice Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza. A sua immagine e somiglianza lo ha fatto. Ma non c'è solo questo, perché in altri testi un po' strani, come il Sefer Yetzirah, qualcuno mi ha detto che si dice Isire, non conosco la pronuncia, però ci siamo capiti, è un testo in cui Dio crea con degli stampini, che sono 22, e questi 22 stampini creano, lo stampatore crea Dio, con gli stampini 22 crea lo stampato, che è l'uomo, con 22 archetipi sostanzialmente, con 22 istruzioni che gli ebrei, che sono appassionati di queste cose, identificano anche con le lettere dell'alfabeto ebraico sostanzialmente, no? La stampa, lo stampino, produce l'immagine speculare della stampa. Non so se ci avete mai pensato, ma in quel testo c'è la conferma del fatto che l'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza. Immagine e somiglianza, no uguale. Dove sta la somiglianza? Se uno dovesse interpretare in qualche modo questi testi, sembra che la somiglianza stia nel fatto che tu sei l'immagine speculare di Dio.
o di quello che era il Dio del momento. Quindi se te sei basato sugli amminoacidi della sequenza L, Dio potrebbe essere basato sugli amminoacidi della serie D, dove D ed L sono levus ed è, ahimè, destrus, dove sapete, gli americani fanno finta di sapere l'inglese, no? Allora avevano chiamato RS, right e sinister. Sinister non c'è, c'è levus, ma sai, gli americani a volte si inventano queste cose. Ecco, dietro questa storia c'è l'idea che noi siamo un'immagine, ma il fatto che esista la specularizzazione nell'universo ci fa capire che forse c'è anche un discorso di questo tipo. Lo sapete che cosa noi avevamo visto quando studiavamo i fenomeni di natura esogena al pianeta Terra, gli alieni? Avevamo visto che le copie degli addotti erano le immagini speculari degli originali. Una volta mi raccontò un tenente colonnello che tornava da una missione in Afghanistan, scrivendomi una lettera e dicendomi che quella sarebbe stata la prima e l'ultima lettera che mi aveva scritto, perché il giorno dopo aveva un incontro con una psicologa per risolvere il problema. Lui e i suoi nuovi compagni erano stati tutti addotti in una missione militare in Afghanistan e descriveva tutto quello che stava succedendo. Lui, che era ingegnere, mi sembra, delle telecomunicazioni, era cintura nera di karate e aveva anni e anni di esperienza nei sistemi di telecomunicazioni quantistici, mi disse: io le dico queste cose, però sarà la prima e l'ultima lettera che le dico. Un giorno mi sono trovato al semaforo in macchina e sono andato a casa da mia moglie. Mi sono accorto che tutte le mostrine che avevo sulla giacca erano al contrario, cioè erano le immagini speculari delle mostrine normali che io non potevo neanche comprare perché non esistono quelle parti speculari. Qualcuno nel fare la copia lo aveva copiato e non si era accorto, o meglio, non aveva fatto caso che le mostrine si erano rovesciate tutte quante. Da lì abbiamo preso l'idea che questa immagine e somiglianza sia il contrario. Ma ora ci stiamo facendo degli esperimenti che riguardano anche un aspetto di questo tipo, che riguarda la memoria dell'acqua, di cui però ora non vi parlerò. Dopo quello che ho sentito, che mi è piaciuto molto, se non fosse che mi interessa molto partecipare anche domattina, mi sparerei subito. Ah. E spiego il motivo. Il mio primo figlio sta studiando medicina con ottime valutazioni da parte del suo professore. Sì. Il mio secondo figlio sta facendo l'ultimo anno di liceo con ottime valutazioni da parte del suo professore. E sta pensando seriamente di iscriversi a fisica, sì, a Pisa o a Padova. Sì, meglio Padova. La mia terza piccola ha 7 anni e deve fare la scuola dell'obbligo, sì, altrimenti, sì, mi carcerano, non lo so. Dopo questo amaro, insomma, commento, si desidera, come dire, commentare. Sì, sì, certo, certo, però certo. La domanda è questa: è il trio del color test del Daniel Flash? Noi siamo fatti di quattro pezzi, no? Corpo, mente, anima e spirito. Nel momento in cui nella sala, nella sala immaginaria, sì, mettiamo i tre elementi, mente, anima e spirito, sì, il corpo sta seduto, sta sdraiato, sta dove vi pare, chi è che conduce la simulazione? Grazie. Sì. Allora, per quanto riguarda il concetto fondamentale di riuscire bene a scuola, io era una cosa che dicevo agli studenti, meno male sono andato in pensione, e dicevo agli studenti: guardate, io mi fido poco degli studenti che hanno alti voti. Perché? Perché l'esperimento è lo stesso. Come tu c'hai un medico, uno psichiatra, il quale ovviamente ha dei pazienti solo perché lui ha bisogno di rispecchiare negli altri le proprie psicopatologie, perché se uno psichiatra fosse sano non avrebbe nessun
paziente, questo l'ho sempre detto, gli psichiatri mi vogliono ammazzare per questo, ma voi, ci sono anche degli psichiatri illuminati, i quali in realtà fanno il lavoro dello psichiatra non facendo quello che gli hanno insegnato a scuola, ma magari facendo il TCT ma non dicendolo a nessuno. Ecco, ma queste non sono gli psichiatri canonici. Bene, così il maestro, l'insegnante, chiamiamo per un attimo così, c'ha davanti a sé gli studenti che si merita. Cioè coloro che saranno bravi o saranno cattivi, ma che comunque lui a specchio avrà da loro bisogno di guardarli bene per imparare qualcosa. Quello che succede quindi è che il docente tende sempre a vedere nello studente bravo, non gliene frega niente dello studente bravo, se stesso, capito? È bravo perché si comporta come me, è bravo perché ha risposto come risponderei io. Quindi uno studente bravo, da questo punto di vista, in una scuola in cui i docenti non sono bravi, ma sono quelli di una scuola vecchia e retriva, del tipo fascista, oppure una scuola che sente l'assenza del mondo felice, quel tipo di professore lì darà allo studente il premio solo perché sta premiando se stesso, a specchio. Quindi in questo tipo di scuola gli studenti bravi non saranno mai dei rivoluzionari che cambieranno qualcosa, ma sono quelli che la società vuole costruire così, perché similia similibus curantur, e quindi in qualche modo per procrastinare in qualche modo la propria consapevolezza senza fare un discorso di portarla avanti. Tenete presente che Enrico Fermi, premio Nobel per la fisica, si è fatto 4 anni di scuole normali, di scuola normale, essendo buttato fuori tutti gli anni dalla scuola normale e rientrando ogni anno con il concorso. Quindi, cioè, era evidente che è un grande scienziato, ma la normale non lo voleva. No? Questo per dire, quando noi facevamo le prove di entrata all'università, quando c'è il numero chiuso in alcune università, le prove di entrata le facevano i matematici e gli statistici. Si leggeva da queste prove, che erano secondo me demenziali, tanto io è vero che lo dissi una volta al consiglio di corso di laurea, dissi, ma queste prove, dissi, servono solamente per il lobo sinistro, per far vedere che una persona è sostanzialmente maschile, come si diceva prima nel suo proprio ragionamento. Qui non c'è nessuna prova che ti fa vedere la creatività, quindi qui i geni verranno scartati. E allora c'era una femmina, il direttore del consiglio di corso di laurea, mi disse, sì, è vero. Punto. Come sì è vero e basta? Di, porca puttana, è un casino, come facciamo? Sì è vero, gli andava bene. Ecco, questo per dire. Se però il professore è un professore illuminato, ecco che lo studente illuminato prenderà il voto alto, ma non perché se lo merita o non se lo merita, ma perché il professore illuminato comunque si specchierà a specchio sempre con lo studente. E nel premiare lo studente, in realtà, lui sta premiando se stesso e basta. Quindi non dipende. Il voto alto non dipenderà, quindi non sarà in relazione a quella che è la preparazione dello studente, ma potrebbe essere, a seconda che il professore sia buono o cattivo, in relazione al fatto che comunque lo studente viene visto bravo solo perché sta procrastinando, cioè portando in avanti, prolungando nello spazio-tempo, quelli che sono i pensieri del suo professore. Non c'è poco da fare. Il TCT. Dunque, chi è che fa la domanda? Allora, partiamo da un pochino prima. C'è una tecnica in psicanalisi che te vai dallo psicologo e gli dici, guardi, io c'ho un problema da risolvere. Ah, va bene, risolviamolo. Guardi, ci sono 3 sedie, 1, 2, 3. Lei si siede in ognuna di queste sedie e recita. Lì il ruolo del suo babbo, lì il ruolo della sua mamma e lì il suo ruolo. Quindi io le faccio delle domande e lei mi risponde, però quando cambia sedia cambia personaggio. Questa è una regola che lo psicanalista non sa, che è utilizzata dalla programmazione neurolinguistica, cioè quando te non capisci una cosa, cambia posizione per vedere la mappa del territorio, cioè la realtà di cui tu hai fatto la fotografia, la mappa del territorio,
da un altro punto di vista. Così te poi, quando torni al tuo punto di vista, però sai che di dietro si vedeva in un altro modo. È un arricchimento incredibile questo. Ci si può fare un sacco di trucchi incredibili. In questo contesto, quello che succede è che in quell'istante del TCT, ognuno di noi si mette in qualche modo nelle mani di uno dei tre personaggi che sta parlando. Quindi, quando parla con anima, è anima. Quando parla con spirito, è spirito. Quando parla con mente, è mente, seguendo un processo di dicotomizzazione, di schizofrenicizzazione, che lo psichiatra ti direbbe di non fare mai. Cioè il processo in cui tu ti vedi dall'esterno. Il processo di separazione in cui tu ti vedi dall'esterno ti permette di lavorare utilizzando una mappa del territorio da un altro punto di vista. Quindi, con quel sistema, chi parla e chi risponde sono sempre la stessa persona, ma non se ne accorgono. Questo perché? Perché nella realtà duale dell'universo la domanda e la risposta non esistono, perché sono comunque due aspetti di un'unica medaglia. Io, l'avrete notato, chi fa il TCT, chi arriva in fondo, chi fa la sua introspezione, chi parla con la coscienza, quando parla con la coscienza integrata, la coscienza a volte non ti risponde. In realtà non ti risponde non perché non ti vuole rispondere, non ti risponde perché tu non gli hai fatto la domanda corretta. La coscienza tua lo sa e non ti risponde perché sta aspettando che tu gli faccia la domanda corretta. Quindi, perché non ho avuto, ad esempio, che faccio sempre, perché non ho avuto voglia di andare ieri sera al cinema? Domanda qualsiasi. La coscienza sta zitta. Perché la domanda non è quella. La domanda vera è: perché ieri sera non ho avuto voglia di andare al cinema con Giuseppe? Allora la coscienza ti risponde. Nell'istante in cui tu fai la domanda corretta, la coscienza ha capito che la tua domanda corretta sa già la risposta, perché ha puntato il dito su Giuseppe. Quindi nella domanda e nella risposta c'è la stessa analisi, la stesso cuore, la stessa cosa, la dualità non c'è, non c'è lo stimolo e la risposta. Io lui gli ho sparato perché lui mi ha dato un calcio, oppure lui mi ha dato un calcio e allora io gli ho sparato. Qual è lo stimolo e la risposta? Ma è stato prima lui. È stato prima lui a fare cosa? A pensare che mi voleva sparare, e allora il mio cervello ha pensato che lui mi voleva sparare e allora io prima gli ho dato un calcio. Ecco che nell'istante in cui l'universo si capisce che lo spazio-tempo non esiste, che l'universo è non locale, causa ed effetto, domanda e risposta sono la stessa identica cosa. Siamo in chiusura. A proposito, ve lo dico tanto perché vi faccio una chiosa. Qualcuno mi ha detto: la copertina del libro ha dei simboli massonici. Guardate, noi siamo stati molto attenti ad evitare che la copertina del libro avesse dei simboli massonici e io l'ho fatta cambiare più volte. Però attenzione, perché ci sono due aspetti fondamentali che bisogna tenere presente. Uno è che ognuno vede all'esterno quello che ha dentro, e non dico altro. Due, che non posso dire che la copertina ha dei simboli massonici, perché dovrei dire che la matematica ha dei simboli massonici, in quanto tutta la matematica è basata su figure geometriche della massoneria, il che non è. Buonasera, sono qui. Sì. Volevo chiedere una cosa, cambio un attimo argomento. Cosa ne pensa riguardo a una cosa che ho letto di recente, le tavole smeraldine? Mi sono piaciute moltissimo, sì. Però mi hanno dato sensazioni opposte. Sì. Questo Dio Thor che ci spiega appunto la presenza di questi alieni, i rettiloidi. Da un lato ci dice proprio che noi siamo dei, siamo divini, e poi da un altro ci dà formule per evocarlo. Quindi mi lascia un attimino. Sì, assolutamente. Allora, qui ci si potrebbe fare un congresso sopra su sta domanda qua. Però quelle che sono le tavole smeraldine del cosiddetto Dio Tot, di cui la provenienza ovviamente non si conosce, non sono le vere tavole smeraldine di cui la traduzione mi sembra si rifà anche a un importante fisico inglese che le ha utilizzate
per le sue ricerche. C'è molta confusione. Hanno unificato le vere tavole smeraldine, che mi sembra vengano pubblicate in Germania, se non mi ricordo male, negli anni nel 500 o qualcosa del genere, da quelle tavole smeraldine che invece sono scritte in atlantideo o una lingua del genere, che sono state tradotte da un importante massone della scuola di massoneria inglese. Quello che io ne evinco, e che hanno unito un po' le cose, e ne è venuto fuori un gran burlandone, per cui non ci si capisce più granché. Al di là del fatto che in realtà dove la mano non tocca, io non so, cioè queste tavole sono finite, non si sa dove sono, che fine hanno fatto, eccetera. Ma quello che si evince, se la mia consapevolezza legge queste cose, la mia consapevolezza, Atlantide, tutte queste cose qua, ci trova molto arrosto, ma anche molto fumo. E siccome io non mi sono mai fidato della parola della massoneria, figurati se mi fido della traduzione di una parola di un altro fatta dalla massoneria, cioè una traduzione di una lingua che non si conosce, ma che viene canalizzata sostanzialmente attraverso questo tipo, attraverso quindi una canalizzazione che dovrebbe metterlo in grado di trasformare l'ipotetica lingua atlantidea in inglese. Qualcosa non mi torna. Allora, quello che si evince è che questo signore, massone di grande livello, 33° livello, di cui si conoscono il nome, cognome, eccetera, e tutto, che dice peraltro che una parte di queste tavole, la 13ª, non ha avuto il permesso di tradurla e quindi se la tiene segreta, stia facendo lo stesso tipo di discorso che stanno facendo molti soggetti addotti, che si fanno passare non per addotti veri e propri, ma per santoni dell'istante, del momento. E cioè, dentro di loro c'è qualcun altro che parla e ti vuole far credere che Cristo è morto dal sonno, e ti vuole far credere che la nostra storia è stata di un certo tipo, e per renderla credibile ti dice quasi tutto vero, poi cambia due o tre pezzettini importanti che ti fanno andare fuori strada. Chi acquisisce la consapevolezza che c'è qualcosa che non va, perché magari ha provato a fare il TCT e magari è anche riuscito, a naso sente che c'è qualcosa che non torna, perché te lo capisci, perché hai la consapevolezza che lì c'è un inganno.